Eccoci, se quello di Aldo Moro è considerato il delitto della Prima Repubblica, quello del giornalista degli scoop sui segreti più inconfessabili del potere politico, economico e eversivo di quegli anni, e cioè Mino Pecorelli e il suo assassinio, ne sono in qualche modo la naturale conseguenza. Quella di stasera è un'indagine su questo delitto e sui personaggi eccellenti e le trame violente che da 44 anni gli ruotano intorno, fino a toccare incredibilmente anche un papa, un pontefice morto in circostanze mai del tutto chiarite, e cioè Albino Luciani. Insomma, tra poco vedrete un film che racconta un pezzo di storia intricata, oscura e ancora apertissima del nostro paese. Prima la vignetta di Mauro Biani. Io Moro. C'è poco da commentare. Tra pochi minuti Atlantide, restate con noi. Buonasera. Stiamo per raccontarvi un giallo che a buon titolo può essere considerato il secondo tempo del delitto Moro e dei segreti che quel delitto si porta dietro da 45 anni. È un giallo che si consuma tutto nel lato oscuro della Prima Repubblica e coinvolge politici, faccendieri, massoni, magistrati, uomini dei servizi segreti, delle versione nera, criminali e persino un papa. Qualche nome e qualche faccia guardate alle mie spalle: Giulio Andreotti, Licio Gelli, Tommaso Buscetta, Michele Sindona, Giorgio Ambrosoli, Massimo Carminati, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vito Miceli, Domenico Sica, Antonio Varisco, Papa Luciani. Carnefici e vittime. E non sono nemmeno tutti, comunque è la crema della Prima Repubblica. Ma andiamo per ordine. Intanto, chi è la vittima, il protagonista? Un uomo che sapeva troppo. Carmine Pecorelli, detto Mino, giornalista eccentrico, scomodo, e tanto scomodo che il 20 marzo del 1979, la sera, un anno dopo la strage di Via Fani e la morte di Aldo Moro, lo ammazzano a Roma sotto gli uffici della sua redazione con 4 colpi di pistola sparati da una pistola con il silenziatore. Il primo in bocca, come si usa con chi ha parlato troppo oppure viene considerato un infame. Per molti il nome di Pecorelli si perde nelle nebbie del potere della Prima Repubblica, ma stasera scoprirete chi era e come era riuscito a mettere le mani sui segreti più inconfessabili che pubblicava sulla sua rivista OP, qualcuno forse se la ricorda, e capirete perché soltanto da pochi giorni e dopo ben 44 anni su questo delitto siamo di nuovo al punto di partenza. Pecorelli non è un giornalista come gli altri, sa cose che nessuno conosce, le scrive spesso in forma criptica, sembrano dei messaggi cifrati in codice, lo chiamano il cantante e fa paura. E l'informazione tradizionale lo tiene ai margini. Ma le sue notizie sono sempre di prima mano, al punto che nessuno mai è in grado di stabilire se chi viene citato nei suoi articoli sia un obiettivo oppure una fonte di quella informazione. OP è la lettura obbligata del potere, ma finanziariamente è sempre con l'acqua alla gola. E Pecorelli, almeno in un caso, non si fa scrupoli di minacciare di pubblicare una copertina se non riceverà un aiuto economico per la rivista. La copertina ha un titolo, Gli assegni del presidente, dove il presidente è Giulio Andreotti e gli assegni sono quelli del petroliere della SIR, Angelo Rovelli. La mossa funziona, gli arrivano 30 milioni e quella copertina non verrà mai pubblicata. Proprio Giulio Andreotti finirà a processo come mandante per l'assassinio di Pecorelli. Verrà condannato dopo le dichiarazioni del pentito di mafia Tommaso Buscetta, ma alla fine sarà assolto da ogni accusa con formula piena. Tuttavia,
le piste di questo delitto sono tante, persino troppe. Il giorno prima di essere ucciso, Pecorelli confida all'avvocato Franco De Cataldo che ha bisogno di soldi per comprare le schede del SIFAR, il servizio segreto degli anni 60 e 70. Sono schede, sono fascicoli che erano... dovevano essere mandati al rogo ed erano delle schede con informazioni molto private sulle abitudini sessuali e gli scandali privati di politici, militari, prelati, giornalisti, sindacalisti, industriali, intellettuali. Pecorelli sa che solo una parte è stata bruciata, che il resto è ancora in circolazione, e l'ultimo numero di OP, cioè quello che esce dopo il suo assassinio, il titolo infatti La grande fumata. Nella grande fumata è riferito appunto al rogo di quei fascicoli che poi in realtà non sono stati tutti bruciati. Alcuni di quei fascicoli verranno trovati soltanto nel 1981 a casa di Licio Gelli, dove Gelli si nasconde in Uruguay, e proprio Gelli sarà il primo ad essere accusato di essere il mandante dell'omicidio di Pecorelli. Insomma, tante piste, tanti moventi e un'indagine appena riaperta contro ignoti, grazie a un verbale con le dichiarazioni dell'estremista di destra Vincenzo Vinciguerra, che è in carcere per la strage di Peteano, e sono state ritrovate queste dichiarazioni dalla giornalista Raffaella Fanelli, che più tardi sarà qui in studio con noi. Insomma, un grande mistero che non è eccessivo definire appunto il giallo della Prima Repubblica. E noi questa sera lo ricostruiremo tutto come un film, nei luoghi in cui si è consumato, con i testimoni chiave e con una clamorosa rivelazione che lega la morte di Pecorelli a un'altra morte eccellente, quella di Papa Albino Luciani, deceduto in circostanze misteriose, o perlomeno mai del tutto chiarite, 33 giorni dopo essere salito al soglio di Pietro. Ebbene, questo film, questo giallo, sta per cominciare. Andiamo. Questo settimanale non nasce all'improvviso o per caso, ma trova le sue radici in un'agenzia di informazioni. L'OP, osservatore politico, ha deciso di uscire dal palazzo e andare fra la gente, per le strade. Il nostro non sarà un settimanale radical chic in carta patinata. Parleremo di fatti, di risvolti segreti, di indiscrezioni e retroscena che non leggerete mai nei giornali in attesa delle provvidenze legislative. Abbiamo deciso di uscire dal ristretto giro dei vertici dello Stato per andare nelle mani del maggior numero possibile di cittadini. Se lei dovesse definire Mino Pecorelli, come lo definirebbe? Un indipendente, estremamente indipendente. Cinquantenne, avvocato, molisano di origine, è un giornalista chiacchierato. Mino Pecorelli era considerato un uomo bello, occhi azzurri, facile parlatore, un uomo che sapeva stare al mondo. Impersonava, secondo me, il vero giornalista, un giornalista di razza, insomma, devo dire. È opinione diffusa che Mino Pecorelli usi il piombo, la carta stampata, per attuare pressioni che rasentano il ricatto. Mino l'hanno distrutto fisicamente, l'hanno distrutto moralmente, soprattutto moralmente. Roma, 20 marzo 1979, quasi un anno esatto dopo la strage di Via Fani e il delitto Moro. E un giorno prima che Giulio Andreotti formi il suo quinto governo, che però cadrà in Parlamento al momento in cui chiederà la fiducia il 31 marzo, portando il Paese a elezioni anticipate. Manca anche un giorno a primavera, e questa è Via Tacito. Una strada principalmente di uffici che la sera si svuotano. Sono le 20:30, a Roma non fa molto freddo.
Infatti, in quella pizzeria storica alla mia destra c'è anche gente che sta mangiando fuori, seduta ai tavoli, e per una curiosa coincidenza ci sono anch'io seduto là fuori e sto mangiando la pizza. Intorno non c'è quasi nessuno, la strada è praticamente deserta. Mino Pecorelli, Francesca Mangiavacca, che è la sua segretaria ma anche la sua compagna, escono insieme a Paolo Patrizzi, fidato amico e collaboratore di Pecorelli, dalla redazione di OP. Erano diventati già quasi le 8, 8 e 10, così. Scendiamo dalla redazione e sul portone di Bellapaso ci dividiamo. Si salutano su questo portone, il numero 50 di via Tacito. Patrizzi ha un appuntamento, infatti va al bar a comprare un biglietto per l'autobus. Intanto Franca Mangiavacca è salita sulla sua 127, ha messo in moto e sta per tornare a casa. Passando davanti all'incrocio alle mie spalle si accorge che la Citroen 2000 verde di Mino Pecorelli è di traverso sul marciapiede all'altezza del numero 10 dove c'era la saracinesca di un magazzino. E poi vede accanto alla macchina, ma di spalle rispetto alla sua visuale, un uomo con un impermeabile bianco. La donna punta immediatamente con la sua auto verso la Citroen di Pecorelli. Gli hanno sparato 4 colpi attraverso il finestrino con il silenziatore. Il primo in faccia, in bocca. E lui, forse tentando di fuggire, ha ingranato la retromarcia e con il portabagagli della macchina ha sfondato la saracinesca. La Mangiavacca corre a chiamare Patrizzi, tornano qui in via Orazio. Vedo la macchina di Franca Mangiavacca che veniva suonando e gridando a squarciagola: hanno ammazzato Pecorelli, hanno ammazzato Pecorelli. Facciamo i due fare mezzo isolato per girare a sinistra e imboccare per via Orazio. E lì arriviamo, vediamo Pecorelli appoggiato sopra il volante. Quando Franca va ad aprire la portiera, il corpo si abbassa e cade sul disteso, era morto. La sera del 20 marzo 79, Mino Pecorelli viene messo a tacere per sempre. Una cosa che ancora oggi mi emoziona, perché mi ricordo, questo non l'avevo mai visto così da vicino, un morto con il quale avevo frequentato. In pratica vivevo a casa sua 4 giorni a settimana e col quale avevo una grande dimestichezza e poi dal quale dipendeva tutta la mia storia in quel momento. Io sapevo meglio di ogni altro, sapevo che quasi tutto quello che usciva da OP era frutto della sua presenza. Finito lui non c'era più niente da fare, niente da dire. Alle 8:30 una telefonata della Mangiavacca. Guarda che è successa una cosa grave, hanno sparato a Mino, è morto. Queste tre parole: vieni subito a via Orazio. Presi il tassì, mamma disse: che è successo? No, Mino ha avuto un piccolo incidente con la macchina, ma niente di grave, si è fatto male a un braccio, niente di che. Mamma disse: Mino è morto. Indagini in tutta Roma da parte di polizia e carabinieri per cercare di identificare i responsabili del mortale attentato compiuto ieri sera contro Mino Pecorelli, 51 anni, direttore del settimanale OP. Mi hanno portato in via Orazio per
per farmi vedere Mino, poi mi sono sentita male, quindi mi hanno messo nell'autoambulanza perché sono svenuta. Vedere quel cadavere per terra in quelle condizioni, vabbè. E tutto diventa subito un giallo, un enigma, anche perché ci sono zero testimoni per un delitto da subito difficile da decifrare, persino nella ricostruzione dell'arrivo delle forze dell'ordine sulla scena del crimine. In passaggio c'era un carabiniere ausiliario, un ragazzotto che si ferma pure, per fortuna pure lui, e passa, non so quanto tempo sia passato, ma molto tempo. Franca Mangiavacca ricorda l'arrivo di un tipo che si qualifica come carabiniere. Non toccate nulla, dice, ma lei intanto ha già raccolto dei bossoli per farli esaminare, dirà più tardi. Poi li rimette al loro posto, sull'asfalto. Pochi minuti dopo Franca si accorge che c'erano dei bossoli per terra e li raccoglie. Io non ho la presenza, non ho avuto il sangue freddo di dire che il teatro del crimine non si tocca. Si tratta di 4 bossoli di pistola calibro 7,65, 2 francesi di marca Gévelot e 2 italiani di marca Fiocchi. Attenzione, perché i Gévelot sono molto rari e porteranno a una pista, ma ci si arriverà dopo molti anni e noi ne parleremo dopo. Intanto il carabiniere in borghese ha già dato l'allarme, si chiama Ciro Formuso. Arriva un'alfetta, scendono altri 2 carabinieri, con quell'auto bloccano via Orazio. Poi arrivano altre 2 macchine, sulla prima c'è il medico legale, sulla seconda il perito balistico. Si chiama Antonio Ugolini, è un super esperto del settore. Ha avuto per le mani i casi più scottanti degli ultimi anni, dal delitto Calabresi al delitto Moro. Arrivano anche i giornalisti. All'improvviso, intorno alla Citroen di Pecorelli c'è tanta, troppa gente. Il comandante del reparto operativo, il colonnello Antonio Cornacchia, ordina al capitano Carmelo Alfieri di avvertire il giudice Domenico Sica, che si occupa di terrorismo. Ma in quel momento Sica si trova ad una cena insieme a un pugno di ospiti eccellenti. E anche di questo aspetto parleremo fra poco. Ugolini, che è un cagnaccio da scena del crimine, raccoglie i bossoli e annota che i 2 marca Gévelot presentano delle imperfezioni. Li mette dentro una busta, sigillandoli con la cera lacca, insieme ai 2 bossoli marca Fiocchi. Ma al processo di Perugia scoprirà che qualcuno ha aperto la busta e li ha sostituiti. Ma anche questo fa parte del terzo o forse quarto tempo di questa storia. Vengono repertati e sigillati dentro le buste anche il portafoglio, gli occhiali, la dentiera che è scivolata sotto la macchina e la bozza della copertina dell'ultimo numero di OP che Pecorelli non è riuscito a consegnare in tipografia. Il titolo è La strage continua. Poi Ugolini, insieme a 2 carabinieri, comincia a passare al setaccio tutti i cestini dei rifiuti della zona, nella speranza di trovare la pistola, una automatica o semiautomatica che ha sparato appunto con il silenziatore. Non la trovano, ma sotto un cestino trovano una cravatta di seta, piena di frammenti di vetro del finestrino della Citroen che è andato in frantumi al momento dello sparo. La repertano, ma quando verrà esaminata, quelle schegge che brillavano saranno magicamente sparite e la cravatta esce di scena. Questo metodo di lavoro era quello di scavare. La fama di uomo ambiguo, abile nell'affondare le mani nel sottobosco del potere fino al limite del ricatto, che aveva accompagnato Mino Pecorelli per tutta la sua attività di giornalista, torna comoda a chi teme le ripercussioni del delitto. Sono state fatte insinuazioni che fosse un ricattatore, in realtà era tutt'altro. E a dirci che non fosse un ricattatore è il fatto che non si è mai tenuto nessuna notizia, ha sempre pubblicato tutto quello che una volta verificato poteva dare.
come ricattatore della notizia ce lo vedo, perché se Mino doveva pubblicare una determinata notizia, però arrivava qualcuno che diceva: se tu quella non la pubblichi te ne do una migliore. E lui non pubblicava quella notizia e pubblicava quella che lui riteneva migliore dell'altra. Nei giorni che seguono l'assassinio di Pecorelli, c'è nell'aria la sensazione di volere rapidamente liquidare il caso, di voler sgombrare alla svelta il campo da questo cadavere ingombrante. Mino minacce ne ha avuto, per esempio era ospite a casa mia, aveva Ugo De Carolis, se gli hanno messo una bomba carta sotto la macchina. Quando si è trasferito qui alla Camilluccia gli hanno tre volte sabotato la macchina, quindi avvertimenti ne aveva avuti, insomma, Mino. Lui ricevette diversi avvertimenti, alcuni abbastanza brutti, almeno uno che io mi ricordo personalmente, che un giorno gli fu segata lo sterzo dell'automobile e lasciato sul sedile del guidatore. Un'altra volta la macchina fu bruciata, e sì, insomma, aveva delle minacce, ha ricevuto delle minacce. Un giorno mi chiamò a casa, qui a via della Camilluccia, e stava sul divano e piangeva. Ho detto: che c'è, Mino? Che è successo? Non ti ho visto mai così. Sono stanco, sono tanto stanco. C'ho dei momenti che, sai, quasi quasi me la farei finita, perché non ce la faccio più a combattere. Dovevo aver passato un momento bruttissimo, credo, però non mi rivelò niente. Il fatto che lui non le reclamizzasse troppo, non so cosa possa significare, però in effetti cercava di farci praticamente stare tranquilli. Nella redazione di OP in via Tacito c'è una massa enorme di materiali, sono le inchieste su cui stava lavorando Pecorelli, che da anni seguiva trame, scandali, delitti eccellenti che affollavano le cronache giornalistiche e giudiziarie, e poi ci sono le sue agende. Fitte dei nomi più caldi della politica, dei servizi segreti, delle forze dell'ordine e del mondo imprenditoriale. Si precipitano dentro la redazione per circa un mese a perquisire i documenti personali di Pecorelli, con i foglietti, gli appunti, le cose, sequestrano tutto. La storia personale di Carmine Pecorelli, detto Mino, si intreccia con quella politica del Novecento italiano. Nato a Sessano del Molise nel 1928, durante l'infanzia non conosce altro che la dimensione provinciale dell'Italia fascista. Un mondo che ai suoi occhi diventa presto nemico. A soli 15 anni si arruola volontario nell'armata polacca, prendendo parte in prima linea alla storica battaglia di Monte Cassino, decisiva per la liberazione di Roma. C'erano i primi bombardamenti, allora mamma ci disse: andate a Sessano, voi avviatevi, io sistemo le cose e vi raggiungo. E poi ci fu lo sbarco ad Anzio e quindi le furono interrotte le linee. Noi rimanemmo a Sessano e mamma rimase non sappiamo dove. Un giorno lo vidi salire le scale, vestito da militare. Dico: che fai? Cioè, mi sono arruolato, vado a cercare mamma a Roma. E si era arruolato con i polacchi, e pensando che loro lo portassero direttamente a Roma. Invece si è fatto tutta la battaglia di Monte Cassino, trasportando i feriti da un punto all'altro della montagna. Quando all'abbazia c'erano rimasti poi rinchiusi dentro una trentina di tedeschi, con un gruppo suo, il gruppo della Maiella, insieme con noi polacchi,
sono entrati dentro e hanno preso i 30 tedeschi. E lui ha avuto la croce al valore militare per questo, 16 anni. Dopo la guerra si laurea in legge e comincia a esercitare la professione di avvocato specializzato in diritto fallimentare, facendosi conoscere nel sottobosco del potere democristiano. Diventa così assistente di Egidio Carenini, vice segretario amministrativo della Democrazia Cristiana, personaggio che risulterà poi essere affiliato alla P2 di Licio Gelli e che, come vedremo, accompagnerà Pecorelli fino alla tomba. Allora, la mattina presto, il primo telegramma viene da Andreotti, me lo porta un poliziotto che era del mio paese. La seconda cosa che successe, una telefonata di Carenini, dice: dove sta l'agenda? Ma che gente, dico, onorevole, ma sta scherzando, mi stai chiedendo a me l'agenda di Mino? Ce l'aveva in macchina, che fine ha fatto? Ma io dico, senta, mi lasci in pace, gli misi giù il telefono, perché certamente non era proprio il caso. Eccoci, e questo è soltanto l'inizio del giallo che raccontiamo questa sera come un film, perché abbiamo girato un film. Buonasera Antonio Padellaro, buonasera, editorialista del Fatto. Prima di parlare voglio ringraziare Corrado Augias, che fece un telefono giallo memorabile sulla storia di Pecorelli. Noi l'abbiamo saccheggiato, però poi mi piace anche ricordare Gio Marrazzo, che insomma ha fatto delle interviste non da poco su questa vicenda, come su tante altre vicende. Allora, Antonio, come possiamo cercare di definire Pecorelli? Che personaggio era? È un personaggio perfettamente immerso nella palude degli anni 70. È una palude orrenda e paurosa, dove ci sono... Belmosa, vischiosa. Belmosa, dove ci sono animali di ogni genere, ci sono terroristi rossi, le stragisti neri, le bande criminali, le mafie, eccetera. E sotto, nel sottofondo, ci sono i poteri veri, cioè la P2, poteri occulti, ma certo, i poteri che muovono quello che succede sopra, e ovviamente i servizi segreti deviati. Io mi interrogo sempre se il fatto che fossero tutti deviati i servizi segreti, perché no, diciamo uomini dei servizi che erano deviati. Uomini dei servizi che erano deviati. E questa palude è in un contesto. Il contesto è quello di un paese cerniera tra est e ovest, col partito comunista più potente dell'Occidente, con gli americani che guardavano con occhio sospettoso il compromesso storico, e quindi possiamo dire che l'omicidio Pecorelli è una conseguenza dell'assassinio di Aldo Moro, è la stessa quindi scia, giusto, di sangue. Cioè è giusto dire che se il delitto di Aldo Moro è il delitto della Prima Repubblica, questo è il giallo della Prima Repubblica. Assolutamente. Ed è la coda di quel delitto. Sì, forse non è la coda conclusiva, fa parte, certo, della coda, parte, perché in quegli anni accade di tutto. Posso dire che è il periodo più buio nella storia repubblicana, è sicuramente quello, ed è un periodo dove non si capisce bene dove finisce il crimine e dove comincia la politica, dove ci sono affari e ricatti, dove c'è tutto. Ecco, Pecorelli è al centro di questo gioco, un po' lo manovra. OP era un settimanale ricercatissimo nel momento in cui andava in edicola, ancora prima, cioè quando c'erano gli scoop di Pecorelli, nei giornali si fremeva, ma si fremeva soprattutto nei palazzi della politica, certo, perché la domanda era che cosa avrà trovato Pecorelli, avevano tutti delle lunghe code di paglia e quindi tremavano tutti. No, e poi c'era il gioco anche a interpretare
questo suo modo criptico di scrivere gli articoli, dove certo. Che era pieno di messaggi cifrati in codice, io so che tu sai che io so che no. Andrebbe sottoposta all'analisi di un linguista, perché c'è una semantica nel giornalismo che è straordinaria. Chi doveva capire, capiva. Il lettore veniva preso all'amo, no? Per cui diceva, ma cosa succederà? E lui era bravissimo, devo dire che come giornalista straordinario. Però siccome quegli anni poi li abbiamo vissuti insieme, certo, nella stessa redazione del Corriere della Sera, io ricordo quello che tu hai detto, cioè chissà chi ha scritto questa settimana Pecorelli, chissà chi colpisce, come lo colpisce. Però c'era anche una sorta di forma di snobismo nei confronti di questa rivista, e di diffidenza, no? Nel senso che non si capiva mai che cosa, cioè qual era poi il fuoco delle cose che lui scriveva, sta puntando qualcuno, vuole ottenere qualcosa, no? C'era questa forma per cui era un po' tenuto ai margini del giornalismo, diciamo così, tradizionale. Sì, il giornalismo tradizionale, tranne rarissimi esempi, era un giornalista. È un giornalismo paludato, ingessato, timoroso. Perché è meglio non toccare alcuni fili perché uno si prende la scossa. E quindi era un giornalismo che guardava con sospetto ma anche con invidia gli scoop di Pecorelli, perché erano gli scoop che poi venivano registrati qualche volta dai giornali, ma in realtà erano sempre delle tracce straordinarie di inchieste che quei giornali avrebbero dovuto fare e non facevano. Sì, a volte erano delle vere e proprie bombe, nel senso che no, lui, come dire, lanciava queste, certo, questi ordigni sotto forma di articoli che andavano a toccare i più potenti che c'era in circolazione. Non è che lui colpiva in basso, colpiva in alto. Appunto, mettiti nei panni di questi grossi quotidiani, no? Insomma, per loro era difficilissimo entrare, ecco, andare oltre Pecorelli. Però Pecorelli era anche una spia, non nel senso che fosse uno spione, non lo so questo. Era la spia di un potere, di un multiplo nel nostro paese, un potere stratificato, le istituzioni, il governo, i partiti e poi, come dicevamo all'inizio, sotto il vero potere. Attenzione che lì in quegli anni la P2 comincia ad agire in maniera a 360 gradi, cioè non c'è settore delle istituzioni dello Stato dove la P2 non, delle forze armate, dei servizi segreti, tutto, dove la P2 non infili le sue poi lo sentiremo perché già lì le sue mani rivendica questa sua, diciamo, il potere che lui aveva e che era appunto un potere assoluto, come direbbe Giorgia Meloni, a 360 gradi. Ecco, ma la cosa interessante, diciamo, è, come dicevo prima, è che lui puntava in alto, sì, e puntava alcuni degli uomini simbolo della Repubblica del dopo Moro, no? Per esempio Giulio Andreotti. Giulio, certo, Andreotti era un suo obiettivo regolare, continuo e diciamo, sì, su cui lui sparava a zero sotto tutti i punti di vista. E anche il potere che girava intorno ad Andreotti, certo, perché non c'era solo Andreotti, c'era una struttura che andava in ogni luogo appunto dove si contavano le cose. Devo dire però che la figura di Pecorelli è una figura ambivalente. Perché lui... Scusami, qua c'hai, voglio dire, una fotografia meravigliosa, che non da male, non male. Scalfaro, Andreotti, Craxi, Forlani, cioè... Nicolazzi, il socialdemocratico. Sì. C'è il CAF al suo massimo. Certo. Lui era il burattinaio, ma era anche il burattino. Perché lui effettivamente, no, giocava anche sporco con questi poteri che ne avevano timore e magari anche cercavano di lisciargli il pelo, non voglio dire altro, però alla fine come burattino forse si spinge un po' troppo in là e quindi la sua morte è probabilmente il fatto che Pecorelli aveva esagerato, non aveva rispettato il proiettile in bocca, non aveva rispettato le regole che gli avevano imposto. Sì, in realtà poi, ma questo lo vedremo un po' andando avanti col, sì, film che abbiamo,
che abbiamo fatto di questo giallo, vedremo che poi lui a un certo punto dal potere politico e da ciò che ruotava intorno a questo potere politico comincia a toccare dei nervi che sono estremamente pericolosi. La mafia, la criminalità organizzata, i servizi segreti, forse al loro peggio in quel momento, sì, no? Nella storia della Repubblica. Sì. Però Andrea, io resto dell'opinione, ma non così generica, che il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro è il fulcro di tutta questa storia e che determina anche la sua morte. Cioè, quella è una storia, quella del rapimento e della morte di Moro, possiamo dire che ancora non è chiarissima, no, in tutti i suoi aspetti. Certo. È evidente che è stato assassinato uno degli personaggi più importanti, non soltanto della storia italiana, ma a livello internazionale. Gli interessi che c'erano intorno a quel rapimento e a quell'assassino erano tali per cui lì Pecorelli doveva stare molto attento, perché finché tirava fuori delle carte che mettevano in imbarazzo questo o quell'altro, scandali a luci rosse, perché c'erano anche gli scandali sessuali che tiravano molto, no? Va bene, lo lasciavano fare e i suoi dante causa, tutto sommato, va bene, vai, non esagerare, vai pure. Ma quando va a impattare l'assassinio più straordinariamente drammatico della storia del Novecento, beh, lì succede, in Italia ovviamente, lì succede qualche cosa. E infatti lui, vedremo, mette le mani sulle carte di via Montenevoso, sui memoriali, riesce ad avere delle anteprime che nessuno, diciamo, conosce, di lettere che ancora non sono state rese pubbliche di Moro. Quindi c'è comunque anche dietro una regia rispetto a chi gli fornisce queste carte, no? Certo. Lui sicuramente aveva delle ottime fonti, ma insomma c'era anche una regia che aveva tutto l'interesse a seminare via via no? pezzi di verità che non si conosceva, per colpire questo o quello. Poi c'è un aspetto che probabilmente vedremo dopo, parliamo dei killer, no? Sì. Cioè in quell'Italia non mancano i killer, cioè no, i killer, certo, si trovano. Certo. La banda della Magliana è il killeraggio per antonomasia, perché poi vedremo che la storia di quegli anni è attraversata dalla banda della Magliana, non soltanto per le operazioni che facevano comodo ai banditi, ma anche al servizio di poteri che non volevano sporcarsi le mani e dicevano a questi criminali... Questa è la grande intuizione, se la vogliamo chiamare grande, di De Pedis, di Enrico De Pedis, che a un certo punto stacca una parte, diciamo, a lui fedele della banda della Magliana e la trasforma in un service al servizio di qualunque tipo di potere. Vaticano, la finanza, quindi il tentativo di uccidere Rosone che si opponeva al progetto di liquidazione della banca privata di Sindona. No, cioè loro erano... Hai citato il Vaticano. Ho citato il Vaticano, ma adesso ha voglia, se ci entriamo dentro. È lì la banda della Magliana, no? Certo. C'è questo filo rosso di sangue, assolutamente, che arriva fino e tra l'altro lui, ma questo lo vedremo fra un po', è il primo che svela l'esistenza di una loggia massonica all'interno del Vaticano, dove c'è il gota del Vaticano. Ma adesso lo vediamo fra un po'. Do pochi minuti di pubblicità. Poteva salvare la pelle. Tra pochissimo torniamo. E allora siamo con Antonio Padellaro, ma prima di continuare a ragionare su questo personaggio che insomma veramente era, no, una sorta di kamikaze che si, diciamo, scriveva di persone e di situazioni che avrebbero fatto la fine di chiunque e poi purtroppo insomma anche lui ha pagato con la vita, vediamo il seguito di questo giallo, di questo film che abbiamo costruito per raccontare il delitto della Prima Repubblica. Negli anni 60, dopo una parentesi da capo ufficio stampa del ministro Fiorentino Sullo, Pecorelli passa al giornalismo, portandosi dietro i contatti e le fonti che aveva conosciuto negli anni precedenti. Arriva la bomba, che scoppia in bomba,
lontano tanto dai gruppi editoriali quanto dai giornali della controinformazione, Pecorelli gira alla larga dalle redazioni più prestigiose, non frequenta il mondo del giornalismo e si considera un battitore libero. Le sue fonti sono esponenti politici, membri delle forze dell'ordine e dei servizi segreti, magistrati, imprenditori, uomini di chiesa. Le storie che segue sono quelle più scabrose per il potere, disseminate lungo un ventennio di stragi, cadaveri eccellenti e trame oscure. Piazza Fontana, golpe borghese, il crack del finanziere della mafia Michele Sindona, il caso Moro, la corruzione nei traffici di armi e petrolio, gli omicidi dei magistrati. Gli eventi tragici che hanno segnato la nostra storia sono per il giornalista Mino Pecorelli altrettanti filoni d'inchiesta. Per questo è così difficile individuare le mani che lo hanno ucciso. Come vedremo, ogni filone di quelle inchieste, e sono tante, darà luogo a una pista. Piste che però si prosciugheranno una dopo l'altra, lasciando aperte, a distanza di 40 anni, tutte le domande che sono ancora senza risposta. Pecorelli è stato ucciso per quello che aveva pubblicato o che stava per pubblicare? Chi si è occupato di far sparire i documenti che stava raccogliendo per un numero esplosivo di OP? E perché gli inquirenti non hanno mai convocato tutte le persone che comparivano con nome e cognome tra gli appuntamenti dei suoi ultimi giorni? Stasera proveremo a rispondere a queste domande. Cercheremo, per quanto è possibile, anche di scoprire quali mani hanno inquinato, depistato e infine ucciso Pecorelli. Ma per cominciare dobbiamo spostarci da qui e raccontare che cosa stava accadendo quella stessa sera a qualche chilometro di distanza in linea d'aria, nel castello dell'Olgiata, sulla via Cassia. Sono all'incirca le 9:30 di sera nel sontuoso castello dell'Olgiata, residenza di Maria e Franco Palma, proprietario dell'azienda chimico-farmaceutica Squibb. La tavola è apparecchiata. È tutto pronto per fare accomodare gli ospiti di rango che la signora Maria, all'epoca grande cerimoniera di uno dei salotti più esclusivi di Roma, ha invitato per una cena che si annuncia piacevole e intrigante. Ci sono il procuratore capo della Repubblica di Roma, Giovanni De Matteo, due suoi sostituti, Domenico Sica e Claudio Vitalone, buon amico a dir poco di Giulio Andreotti, che lo farà nominare senatore della Democrazia Cristiana, il potente colonnello dei Carabinieri Antonio Varisco, che comanda il nucleo scorte e traduzioni del Tribunale di Roma, e l'imprenditore Walter Bonino, che si muove tra ottime entrature in Vaticano e una super consulenza col gruppo chimico SIR guidato dal petroliere Nino Rovelli. Insomma, intorno a questa tavola c'è la crema del porto delle nebbie, come veniva definita a quel tempo la procura della capitale. C'è un carabiniere che conosce tutti i segreti delle inchieste più scottanti del momento e c'è un faccendiere che ha le mani in pasta ovunque si gestiscano affari e potere. Sono tutti amici di Mino Pecorelli. I loro nomi, nomi pesanti, ricorrono più volte nelle sue agende e nelle frasi criptiche degli articoli pubblicati da OP. Però la cena non comincia, perché a rovinare la serata della signora Maria arriva la telefonata che annuncia proprio l'assassinio di Pecorelli.
Ma quella telefonata non rovina la serata solo a lei. Infatti un paio di invitati eccellenti, De Matteo e Vitalone, proveranno subito a smarcarsi sostenendo di non essere mai stati quella sera al castello e seduti a questa tavola. Poi verranno smentiti proprio dalla signora Palma. Comunque alla fine l'unica certezza è che mentre le pietanze si freddano e tutti recuperano velocemente i cappotti, Varisco e Sica, detto Nembo Sic per la sua ingordigia di piombare su tutte le inchieste più importanti, dal delitto Moro all'attentato al Papa, lasciano velocemente il castello per accorrere in via Orazio. E allora proviamo a ricostruire le ultime 24 ore di vita di Mino Pecorelli. Sappiamo che la mattina del 20 marzo incontra l'avvocato Rocco Condolè, poi va a trovare il sostituto procuratore della Repubblica Luciano Infelici. Martedì è giorno di chiusura per OP. E sono già pronte 32 pagine. Ma mancano i pezzi più forti, i pezzi a cui Pecorelli sta lavorando. È un giorno molto convulso, perché era il giorno in cui si chiudeva la parte fredda del giornale, diciamo, il primo sedicesimo. E io ero impegnato a chiudere queste pagine. Poi Pecorelli avrebbe dato l'ordine al fattorino di portare i testi in tipografia. Alle 2 del pomeriggio chiama suo cugino Umberto Limongelli perché è lui che dovrà portare in tipografia il plico. Quel plico verrà consegnato a un tipografo della tipografia Abete, ma sparirà nel nulla. Alle 3 del pomeriggio arriva sua sorella Rosita con la figlia Alessia, che quel giorno compie gli anni. Era il 20 marzo, era il compleanno di mia figlia. Mino la mattina mi telefonò in ufficio. Dice: senti, devi passare in agenzia da me perché voglio vedere assolutamente Alessia, perché gli devo fare un regalo. E noi alle 3 andiamo su da Mino. Mino quel giorno era elegantissimo, era proprio elegante. Siamo andati sotto braccio, ci siamo presi un aperitivo, ci siamo salutati, ci siamo baciati. Lo sento ancora quel bacio sulle guance. Quella stessa sera, nella caserma dei carabinieri di Prati, verrà interrogato Franco Santini, che ha 27 anni e abita in via Tacito 50. Verso le 8:30 ha visto una macchina ferma con 3 persone a bordo, 2 sedute sul sedile posteriore e uno alla guida con degli occhiali scuri. È un uomo dai tratti marcati, dalla corporatura robusta, ai capelli mossi, ma in realtà non gli mostrano alcun identikit. Non lo fanno neanche con la sorella di Pecorelli, Rosita. Prima di entrare nel portone, siccome abbiamo aspettato un poco, c'era una macchina con una persona che non... strana,
po' riccioluta, un po' così, che mi ha colpito, ma mi ha colpito superficialmente. Dopo magari, quando mi hanno fatto vedere delle foto, ci ho ripensato un po', perché quando siamo scesi c'era ancora. L'identikit verrà mostrato a Rosita Pecorelli soltanto in un secondo momento, e in quella circostanza la donna riconoscerà l'uomo che aveva visto aggirarsi sotto la redazione di OP poche ore prima della morte del fratello. Si tratta di Tony Chicchiarelli, un falsario legato alla banda della Magliana che avrà un ruolo decisivo nei depistaggi che seguiranno l'omicidio. Ma c'è un altro uomo misterioso che nell'immediatezza del delitto non viene identificato e che sarà l'ultimo a incontrare Pecorelli nel suo ufficio nel tardo pomeriggio del 20 marzo. A una certa ora mi chiama Pecorelli. L'ufficio di Pecorelli era illuminato da una lampada da tavolo. Entro nella stanza, appunto in penombra, seduto sulla scrivania, quindi spalle alla porta, c'era un signore corpulento, vestito di scuro, che parlava con Pecorelli. Anni appresso apprendo che questo signore potrebbe essere tale Cafari o Cafari. Vincenzo Cafari era un oscuro faccendiere calabrese, frequentatore di ambienti massonici e ndranghetisti, molto vicino proprio al deputato democristiano Egidio Carenini, di cui Pecorelli era stato assistente negli anni 60, tessera P2 551, quello che all'indomani della morte di Pecorelli aveva chiamato Rosita per farsi consegnare le agende del fratello. È venuto personalmente Cafari da me, dicendo che io parlavo troppo e che dovevo stare molto attenta a quello che dicevo, perché avevo detto che Cafari era andato a visitare Mino quel giorno. A che cosa sta lavorando Pecorelli? Quali sono i pezzi forti che deve mettere sul numero di OP che sta per uscire? Antonio Padellaro, fammi ricordare, diciamo, anche perché abbiamo visto Paolo Graldi, un po' di nomi della redazione della giudiziaria del Corriere della Sera. Mitica redazione. Roberto Martinelli, Paolo Graldi, Sandro Acciari, Pierluigi Resler Franz, cioè era una macchina da guerra. Paolo Menghini, ovviamente, e OP era, diciamo, quando arrivava, no? Era una frustata. Era una frustata. E la cosa, se tu hai visto quella cena che io ho raccontato, sì, mette insieme dei nomi, diciamo, pesanti davvero di quel periodo. Ho detto che la procura in quel momento, la procura di Roma, era considerata il porto delle nebbie, ti ricordi, no? Inchieste che cominciavano e poi finivano nel nulla, nella nebbia. No, ma c'è una famosa battuta attribuita a Longanesi che dice che in Italia è impossibile la rivoluzione perché ci conosciamo tutti. Sì, quelli si conoscevano tutti, sì, perché lì c'era intorno a quel tavolo politici, magistrati, uomini faccendieri, finanzieri, sì, mentre non erano invitati al tavolo, forse stavano in un altro luogo, quelli che invece dovevano lavorare per costoro. Quindi no, attenzione, questo contesto in cui tutti si conoscono, tutti si frequentano, tutti si sorvegliano e tutti si ricattano, sì, era il perfetto luogo dove uno come Pecorelli poteva agire, navigare e poteva anche fare i suoi scoop. Certo. Mettendo gli uni contro gli altri. La cosa, diciamo, incredibile è che probabilmente, anzi quasi certamente, gran parte degli invitati a quella cena erano anche informatori di Pecorelli. Certo. Cioè non è che erano, diciamo, difatti quando io all'inizio ho detto
carnefice o vittime, perché non capivi mai chi era la vittima dell'articolo e chi il carnefice, perché molte volte, diciamo, siccome avevano capito tutti o più a cosa poteva servire, sì, lo utilizzavano, e molti di quelli seduti a quel tavolo erano potenzialmente dei suoi informatori. Certo, io, con la famosa frase, io non ti ho detto niente, no? E invece poi passavano la polpetta avvelenata. Sì. Evidentemente c'era una polpetta che non andava cucinata. Certo, sì. C'era Claudio Vitalone, uomo di fiducia di Giulio Andreotti, che appunto, come abbiamo raccontato, poi lo fa nominare senatore della Democrazia Cristiana, che verrà accusato insieme ad Andreotti di essere il mandante, di uno dei mandanti dell'omicidio di Pecorelli, però sono tutti espressione di un potere che, nonostante il delitto Moro, si era mantenuto molto forte, molto solido, no? Beh, era un potere che era appunto centrato su una figura politicamente straordinaria, perché la longevità politica di Andreotti è diventata leggendaria, no? È stato, si sa quante volte, Presidente del Consiglio, Ministro, insomma era sempre al centro dei giochi politici. E poi c'era questo gruppo, questa specie di grande club, chiamiamolo così, dove c'era di tutto, c'era il Monsignor Angelini, il Vaticano. Certo, che era il cardinale che si occupava del Pio Istituto di Santo Spirito, cioè tutti gli ospedali. C'era Ciarrapico, l'editoria. Certo, Franco Evangelisti. C'era Franco Evangelisti, che era quello che doveva tenere tutti, mettere tutti d'accordo. Insomma, una squadra, chiamiamola così, con vari goleador. Sì, no, molto interessante, perché comunque la Democrazia Cristiana continuava ancora in quel periodo a detenere un potere fondamentale, no? All'interno del quadro politico italiano. Assolutamente, c'era stato l'assassino di Moro, però aveva incrinato tutta una serie di patti non detti ma sottoscritti, per cui per esempio la figura di Cossiga, che era il ministro dell'interno durante il rapimento di Moro e che poi andrà a piangere quasi pentito sulla tomba di Moro per non aver fatto quello che doveva nulla fare. Nulla per salvarlo, certo. Sì, no, aveva cercato di salvarlo, sì, ma non c'era riuscito. Ecco, questa figura di Francesco Cossiga è per esempio, diciamo, la rappresenta la crisi che la DC comincia a maturare in quegli anni e che poi esploderà successivamente. Cioè c'è un partito che ha capito la fase di Moro, non vi salverete, non ci salveremo. Il mio sangue ricadrà su di voi. Perché aveva capito perfettamente che con la sua morte si stava sfasciando tutto e probabilmente, come dicevamo all'inizio, Pecorelli è una conseguenza di questo sfascio. Certo. Bene, io direi che torniamo fra pochissimi minuti con una rivelazione che, insomma, francamente, anche mentre facevo un'intervista a Rosita Pecorelli, cioè la sorella di Mino Pecorelli, mi ha colpito, sì, e cioè il fatto che non solo Pecorelli si stesse occupando e avesse pubblicato notizie sulla massoneria in Vaticano, ma che avesse consegnato a Papa Luciani un documento poche ore prima della sua morte, che insomma mi pare comunque una notizia che sta bene dentro quel momento della nostra storia. Il no? Diavolo e l'acqua santa. Esattamente. Pochi minuti di pubblicità e torniamo. Allora, Antonio Padellaro, uno potrebbe pensare che Pecorelli si occupasse solo, diciamo, del cortile dei poteri italiani, invece no, perché naturalmente andando a toccare quelli che erano gli affari segreti, occulti, inconfessabili della Prima Repubblica, via via sbatte contro lo scandalo Lockheed, Gheddafi, il ricatto petrolio in cambio di armi, e poi addirittura va a sbattere contro la P2, la massoneria e la massoneria in Vaticano, fino a tirare fuori, questo racconta la sorella, un documento che consegna a Papa Luciani, il quale la stessa notte muore. Ma adesso ci vediamo quest'altro pezzo della storia, perché devo dire che, insomma, mano a mano che saliamo, le cose che Pecorelli fa
sono veramente da grande equilibrista, ma anche insomma estremamente pericolose. Poi infatti le paga, vediamo. Era Carmine Pecorelli detto Mino e perché soprattutto lo hanno ammazzato sparandogli un colpo di pistola in bocca, trattamento riservato generalmente agli infami o a quelli che parlano troppo. Secondo alcuni era un cronista di razza, un giornalista indipendente, capace, scaltro, secondo altri invece un gran ricattatore, un uomo che utilizzava le sue capacità mettendole a disposizione dei servizi segreti. Secondo Tommaso Buscetta, pentito di mafia, il settimanale che dirigeva, OP, Osservatore Politico, disturbava politicamente il potere. E quali poteri disturbava e come, con quali inchieste, lo scopriamo adesso sfogliando proprio i numeri di quel giornale. Negli anni 70 le tensioni che dopo il boom avevano attraversato l'Italia erano ormai sfociate in aperti conflitti sociali, con uno strascico di violenza, delitti e segreti che avrebbero segnato la storia del nostro paese e di cui ancora oggi viviamo le conseguenze. La settima luna era quella del Luna Park. Se i quotidiani, a seconda del loro orientamento, lavoravano sulla ricostruzione dei fatti, i periodici e i settimanali politici avevano un peso determinante nella formazione delle opinioni, simile se non superiore a quella che oggi possono avere i social network. Grandi muscoli e poca carne. Povero angelo benedetto. Vendevano moltissimo, con tirature oggi impensabili. La sesta luna. Era il cuore di un disgraziato. A sinistra c'erano L'Espresso, fondato da Eugenio Scalfari, e Panorama. Ma rideva sempre. Al centro L'Europeo, fondato da Arrigo Benedetti, ed Epoca, di cui anche Enzo Biagi è stato direttore. A destra Il Borghese, diretto per decenni da Mario Tedeschi, ex repubblichino, senatore del Movimento Sociale Italiano, che strizzava l'occhio all'eversione nera. Nell'ambito della controinformazione troviamo Lotta Continua, divenuto poi quotidiano, che ha avuto anche Pierpaolo Pasolini tra i suoi direttori. Potere Operaio e altre testate di cultura alternativa, ma di grande successo, come Renudo. Come si posizionava Mino Pecorelli, giornalista eccentrico ed anarchico, all'interno di questo scenario? Con grandi ali, preso la luna tra le mani, tra le mani. Mio padre mi faceva fare un po' di tutto. Mi diede il titolo di assistente all'editore, che diceva assistente vuol dire assistente, qualunque cosa, se c'era da portare panini, se c'era da prendere il brioche o il caffè. Ho fatto il correttore di bozze, ho distribuito il giornale OP, il numero zero, lo distribuivo allo stadio, ai semafori. OP nasce nel 1968, quando Pecorelli registra la testata presso il Tribunale di Roma. All'inizio è un'agenzia, ha pochissimi abbonati, ma sono abbonati super selezionati.
banchieri, politici, imprenditori, uomini dei servizi. Anche la modalità con cui OP inizia ad uscire, cioè come agenzia di stampa che viene mandata in determinati ambienti con un linguaggio particolare, che non è sempre un linguaggio esplicito, che è un linguaggio che lascia presagire sviluppi futuri delle vicende che racconta, iniziano ad attirare l'attenzione delle istituzioni. E lui stringe rapporti anche di amicizia con persone di rilievo. Poi nel 78 diventerà, subito dopo il sequestro Moro, un settimanale, un formato magazine, e a quel punto le inchieste diventeranno ancora più pesanti. La sua prima fonte è l'ex capo del SID, Vito Miceli, ma poi ne arriveranno tantissime altre. Alcune fonti erano nella magistratura stessa, altre fonti erano in quelle che chiamiamo forze dell'ordine o anche servizi segreti in particolar modo. Soltanto avendo diversi riferimenti può avere una completezza dell'informazione. E fioccheranno tantissime querele. Infatti Pecorelli sarà sempre con l'acqua alla gola a cercare finanziamenti per mantenere il giornale. Pecorelli la mattina, quando arrivava verso le 9, arrivava in redazione e lui dava poi delle indicazioni anche su Pizzini a ciascun redattore, il quale lo sviluppava l'argomento secondo il suo sapere. Sempre su indicazioni di Pecorelli, che portava alcune pezze d'appoggio. Per esempio, due alti funzionari dei servizi segreti sono stati visti, anzi non servizi segreti, due alte personalità delle forze armate sono state viste ieri sera a Piazza del Popolo discutere con un importante personaggio del nord. Si sono lasciati prendendo un aperitivo, punto. Questa notizia era l'unica cosa importante dell'agenzia quel giorno o in un altro giorno. E naturalmente era una notizia in codice che avrebbero capito soltanto quelle due o tre persone, o magari una dozzina d'altre persone alle quali Pecorelli voleva riferirsi. Nel 1976 Pecorelli svela un traffico di armi con la Libia basato su un ricatto di Gheddafi, che voleva appunto armi in cambio di petrolio. In questo traffico è coinvolto il generale dei carabinieri Roberto Iucci, che è un ex agente del SID ma anche parente di Giulio Andreotti. Raccontando questa trama, Pecorelli per ben tre volte parla di un noto servizio che si scoprirà poi è un'organizzazione clandestina denominata Anello, ideata da un gruppo di ex repubblichini per operazioni sporche tipiche della guerra fredda, come la disinformazione nei confronti dei comunisti, ma anche l'eliminazione fisica di personaggi scomodi mascherata da incidente. Chissà, forse anche il caso della morte dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli, dilaniato da una bomba su un traliccio a Segrate. Di questa struttura dell'Anello fanno parte ufficiali dei carabinieri, uomini di ordine nuovo, dei religiosi e persino il detective Tom Ponzi, che era stato già coinvolto nell'esplosione dell'aereo che uccise Enrico Mattei all'inizio degli anni 60. L'Anello è un servizio segreto non istituzionale di cui
Non si è mai avuta notizia fino al 1996, quando a Roma, in un deposito del Viminale, vengono trovate per la prima volta delle carte mai esaminate. Ciò che i periti delle procure che hanno indagato sulle stragi hanno potuto stabilire è che era una struttura che doveva compiere affari così sporchi che non potevano in alcun modo essere ricondotti ad apparati ufficiali dello Stato. Pecorelli in tre occasioni, in tre articoli differenti, cita l'espressione noto servizio, scritto con le iniziali maiuscole, per cui l'impressione è che lui si riferisca ad una struttura ben precisa. Questa è una delle informazioni che Pecorelli aveva e noi non ci spieghiamo, cioè non ne conosciamo esattamente la fonte, probabilmente era una fonte di intelligence. L'anno dopo Pecorelli pubblica una inchiesta intitolata Petrolio e manette, questa, nella quale rivela il contenuto di un dossier che si chiama Mifobiali, che svela un traffico di petrolio con la Libia e Malta. La sigla MFO Biali sta ad indicare M come Miceli, ex capo del SID, F come Foligni, Biali, anagramma di Libia. Lui è uno dei primi a raccontare i contenuti del dossier Mifo Biali. Traffici di petrolio, ma anche di carburanti, che da un lato consentono di creare dei fondi che poi servono per finanziare le attività tangentizie della politica, dall'altro degli enormi arricchimenti personali attraverso, per esempio, l'evasione delle accise e delle imposte. Mifobiali si intende il fascicolo relativo alla fornitura di armi alla Libia da parte dell'Italia, fornitura che andava in deroga agli accordi che avevamo con la NATO, per cui certi tipi d'arma non potevano essere ceduti a stati cosiddetti terroristici. Un aspetto che a lungo rimane assolutamente ignoto alla stessa magistratura italiana. Una gigantesca frode fiscale che coinvolge il comandante della Guardia di Finanza Raffaele Giudice, il petroliere Attilio Monti e il venerabile maestro della loggia P2 Licio Gelli. Nonostante questo, Pecorelli entra nella P2 per 5 mesi, infatti nella sua casa di Via della Camilluccia verranno trovati il grembiulino e i guanti bianchi da massone. Lei sapeva che suo fratello era massone? Sì, lo sapevo perché ho trovato, quando sono andata a casa sua, i simboli della massoneria. Però sapevo anche un'altra cosa, che Mino si è infiltrato nella massoneria, perché chi l'ha portato nella massoneria è stato Carenini, ma poi ha rivelato tutti i nomi dei massoni che partecipavano. Sapevo che conosceva Gelli, tant'è che lo attaccava in un modo feroce, però che fosse iscritto alla B2 lo ignoravo.
poi successivamente, sempre nel 78, pubblica un'altra inchiesta esplosiva, intitolata La Gran Loggia Vaticana, nella quale svela l'esistenza di 121 tra alti prelati e cardinali che fanno parte appunto della massoneria, con numero di matricola e data di iniziazione. Tra loro ce ne sono quattro che ci ricordano e ci riportano al caso di Emanuele Orlandi. Il cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato, il cardinale Ugo Poletti, quello che poi darà la dispensa per consentire alla famiglia del boss Renatino De Pedis della Banda della Magliana di essere sepolto nella Basilica di Santa Apollinare, il priore Vergari, che è il priore di Santa Apollinare, e Paul Marcinkus, che è il gestore della Banca Vaticana. Mino il giorno prima aveva mandato a Papa Luciani l'elenco dei prelati infedeli. La notte Papa Luciani è morto. Lui so che doveva prendere posizione seria nei confronti di questi prelati, quindi qualche sospetto è venuto fuori. Quello di Albino Luciani è uno dei pontificati più brevi nella storia della Chiesa. Eletto il 26 agosto del 78 al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo, muore dopo soli 33 giorni in circostanze che non sono mai state chiarite, né mai più lo saranno. Il suo successore, Giovanni Paolo II, regnerà per 27 anni. Nel 77 aveva scritto dello scandalo Lockheed, una fornitura di aerei da trasporto C-130 arrivati in Italia in cambio di una sostanziosa tangente che provocò un terremoto in Parlamento e addirittura l'intervento di Aldo Moro, che difese la Democrazia Cristiana. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Nel 1969 vengono vendute all'Aeronautica Italiana 14 C-130 Hercules prodotti dalla Lockheed. I dettagli economici e commerciali non sono trasparenti, perché appunto, essendo una fornitura militare, vengono messi dei vincoli alla divulgabilità di questa vicenda, che finisce per abbattersi sulla politica italiana. Il C-130 è stato prodotto in un migliaia di esemplari. Quanto costa? Dipende. Dipende anche dall'incidenza di quella che la Lockheed ha chiamato attività promozionale, un'attività molto intensa in tutto il mondo. All'Italia, per esempio, è costato un po' più di 3 miliardi di lire per ognuno dei 14 aerei acquistati, tangenti comprese naturalmente. Questo si vede per esempio nel momento in cui iniziano a diffondersi pseudonimi di persone che avrebbero intascato delle tangenti dall'affare Lockheed. Penso a pseudonimi come Antilope Kopler, la cui vera identità non verrà mai rivelata. C'è qualcuno che dice che dietro Antilope Kopler c'era Giulio Andreotti. Ad un certo punto viene fatto il nome di Aldo Moro come percettore di queste tangenti. Qualcun altro vedrà dietro questo pseudonimo Leone, il presidente Leone, che ai tempi era presidente della Repubblica. E allora, Antonio Padellaro, intanto Sympathy for the Devil dei Rolling Stones ci stava benissimo, a cavallo tra il Vaticano e questi scandali.
Io direi di andare per ordine. Cominciamo con lo scandalo Lockheed, che è il primo grande terremoto istituzionale, politico istituzionale, che scuote il paese. Finisce in Parlamento, ci sono due ministri che vengono direttamente coinvolti, che sono Gui e Tanassi, e poi c'è un discorso di Aldo Moro veemente, no, alla Camera, nel quale lui dice l'ADC non si farà processare nelle piazze. È un momento drammatico. Sì, diciamo che la voracità della politica conosce con lo scandalo Lockheed il suo punto più alto, no? anche perché i soldi erano tanti che giravano, ma che già in precedenza gli scandali non erano mancati, lo scandalo della manifattura tabacchi, perfino c'è uno scandalo degli anni 50, Giuffrè, il banchiere di Dio, dava soldi ai politici di basso rilievo. Insomma, però con la Lockheed, ecco, si punta in alto, perché è stato detto nel servizio, si fa il nome di Leone, Presidente della Repubblica, si fa il nome di Andreotti, ma si fa anche il nome di Moro. E Aldo Moro, certo. Qualcuno scrive che alla vigilia del rapimento di Aldo Moro stava per uscire qualcuno dicendo che... Su questo, siccome ci abbiamo fatto una puntata precedente, succede questo, che la mattina del 16 marzo Repubblica esce con un titolo che dice, tra virgolette, chi è Antelope Kobler? Semplice, è Aldo Moro. Articolo che poi verrà cancellato nell'edizione straordinaria che annuncia la strage. Ed è un interrogatorio fatto negli Stati Uniti a un rappresentante italiano, il quale indica in Aldo Moro appunto l'Antelope Kobler a cui tutti danno la caccia. Attenzione, l'abbiamo detto prima, che gli americani hanno il dente avvelenato con Aldo Moro, perché sta per benedire il governo di unità nazionale tra la DC e il Partito Comunista. Ricordiamo, nel momento in cui l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti sono in un momento di scontro, quello di oggi, non dico che fa sorridere, ma insomma, rispetto al passato, lì c'era veramente un pericolo per l'umanità. Detto questo, gli scandali vengono scoperti, ma viene scoperta anche questa trama, che è una trama che è in continuità nella storia di quegli anni, nella quale si muovono non soltanto i politici, si muovono i banchieri, si muovono i servizi segreti, gli alti gradi militari. Io non lo so se è stato fatto mai un conto dei personaggi illustri che sono stati assassinati in quegli anni. Perché sì, c'erano le Brigate Rosse che ammazzavano i magistrati, i giornalisti, ma c'erano anche delle morti come quella del banchiere Calvi. Insomma, cioè, l'Italia era in un bagno di sangue. E Pecorelli non rappresenta che un elemento di questa specie di carneficina, nella quale tutti sparavano a tutti, perché gli interessi erano enormi, i ricatti pure. E poi c'erano dei burattinai i quali cercavano di organizzare il traffico. Adesso ci arriviamo. Io ricordo un particolare a proposito dei C-130 da trasporto della Lockheed, e cioè che quando poi lo scandalo delle tangenti investe il presidente americano Jimmy Carter, perché il fratello aveva preso delle tangenti per, diciamo, consentire la vendita alla Libia di questi aerei, cosa che in parte fregherà poi Carter nelle elezioni per il secondo mandato, oltre alla storia degli ostaggi in Iran. A un certo punto c'è un vertice del G7 a Venezia con Cossiga, presidente del Consiglio, che accoglie i grandi della terra, e a 200 metri di distanza all'aeroporto di Venezia, mentre lui saluta tutti quanti, presidenti, capi di Stato, le officine aeronavali stanno trasformando quei C-130 per uso civile in C-130 per uso militare. Cioè, noi avevamo, diciamo, questo rapporto ambiguo, no, in queste trattative internazionali che, come diceva qualcuno, poi soprattutto con la Libia, avevamo la moglie che era la NATO e l'amante che era la Libia. Sta di fatto, ed è la domanda che voglio farti,
che quella stagione è segnata anche dall'influenza economica, politica e militare di Muammar Gheddafi, che vabbè, possiede il 13% di azioni della Fiat, un sacco di investimenti in Italia, 25.000 lavoratori italiani in Libia, ed è, diciamo, anche lui uno dei burattinai del gioco politico e finanziario in Italia, che porterà poi alla strage di Ustica, dove ci sono sicuramente dei MIG libici implicati, e più avanti nel grande riscatto di Sigonella, che tu ricorderai, perché ci abbiamo lavorato insieme. Tra l'altro. Certo, allora, il presidente del Consiglio Craxi, esatto. E il famoso scontro tra Italia e Stati Uniti. Gheddafi era un uomo pieno di soldi e quindi in un'Italia che era un po' anche, possiamo dire, scienciosa, che era un'Italia appunto che si arrabattava, che cercava le tangenti, che cos'erano? Erano un tentativo di tirare a campare per dei partiti che non avevano altro su cui contare, no? Allora Gheddafi invece arriva ed è il oggi ci sono i grandi miliardari degli arabi, i grandi sceicchi, ecco, lui è un progenitore di questi ricchissimi che possono con i loro soldi fare tutto. Hai citato la Fiat, ma non è normalissimo che la più grande impresa italiana, appunto la fabbrica di automobili, è una delle più grandi imprese mondiali, faccia entrare nel suo azionariato il capo della Libia. Che in quel momento è il nemico numero uno dell'Occidente. È il nemico numero uno, il dittatore. Perché? Perché la Fiat, era una fase in cui la Fiat era in grave, diciamo, difficoltà. In gravi difficoltà. Arriva Gheddafi con i bauli pieni di dollari. E questo dimostra anche la spregiudicatezza di quegli anni, no? Dove non porti soldi, accomodati, non c'erano diciamo, riserve di nessun genere, non c'erano pudori. Era un paese veramente, posso dire, era un paese allo sbando, in preda a bande di ogni genere che cercavano di usare anche il denaro pubblico per i loro scopi. Oh, veniamo adesso a questa rivelazione che fa Rosita Pecorelli, che riguarda Papa Luciani, ma più in generale, diciamo, questa inchiesta che Pecorelli fa svelando i nomi della loggia massonica in Vaticano, addirittura col numero di matricola e la data di iniziazione, no? Cioè dà delle coordinate precise, in un momento in cui, diciamo, all'interno del Vaticano c'è la Chiesa, che è il potere spirituale, e poi c'è un potere temporale gestito da Paul Marcinkus attraverso la Banca del Vaticano, lo IOR, che fa ogni genere di traffico riciclando soldi sporchi, basta che glieli portino, no? Fino alla tragedia poi di Calvi, quando c'è la bancarotta del Banco Ambrosiano. Beh, insomma, anche questa rivelazione getta ulteriori ombre su quel periodo della Chiesa. Ma posso dire che è una rivelazione a questo punto centrale per capire chi poteva avercela con Pecorelli, perché non vorrei aver seguito male, ma tra i nomi citati da Pecorelli c'era quello di Marcinkus oppure no? Certo. Appunto. Ovviamente Marcinkus, il segretario di Stato Casaroli, no, il capo della CEI Poletti. Ho citato Marcinkus perché è un uomo chiave del potere vaticano, è un uomo anche con pochi prete, ma insomma con pochi scrupoli, molto pochi. Sì. E quindi può darsi che questa rivelazione sia stata vista dagli ambienti che, diciamo, di bassa manovalanza che giravano attorno al Vaticano, come l'offesa che non poteva essere lavata se non col sangue. Ma anche col rischio che il Papa, così come si dice, volesse liberarsi di questo, diciamo, esatto, sporcizia che c'era. Ora, ha ragione Rosita Pecorelli quando dice, arriva questo bravo parroco di campagna, con questo sorriso ingenuo, dura 33 giorni e una notte non si sveglia. Insomma, noi siamo abituati a tutto, ma
un Papa che muore dopo 33 giorni per ragioni misteriose, poi non si è mai appurato. Non è mai si saprà. Mai si saprà. Nel momento in cui sta scoppiando quello che sta scoppiando e che viene rivelato da Pecorelli... Beh, non è da poco. La deflagrazione non poteva non esserci. Certo. Senti, veniamo alla P2. Tra l'altro Marcinkus aveva fondato una banca alle Bahamas, nel consiglio di amministrazione c'erano Licio Gelli, Michele Sindona e Roberto Calvi, cioè una delle sue tante operazioni spregiudicate. Gelli a un certo punto in un'intervista del 2008 a Klaus Davi dice: con la P2 avevamo l'Italia in mano, con noi c'era l'esercito, la guardia di finanza, la polizia, i servizi segreti, tutti comandati da membri della loggia. È il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, e noi lo sappiamo bene perché abbiamo vissuto quella stagione drammatica. Quella stagione, sì. Sì. Voglio dire, il potere che aveva la P2 in quel momento e che è stato poi fatto passare come una sorta, diciamo, di sì, un potere, ma tutto sommato nulla di preoccupante. In realtà Gelli lo rivendica proprio come un antistato, no? La P2 la rivendica come un antistato. Ma certamente lo era un antistato. E effettivamente poi quando sono usciti gli elenchi con i nomi dei piduisti, effettivamente tutti i vertici delle istituzionali, la nomenclatura dello Stato, erano lì, erano tutti, e si dice che molte nomine siano state fatte da Gelli in persona o in combutta con altri piduisti, e questo controllo che Gelli aveva delle istituzioni pubbliche poi porta anche alla redazione del piano di rinascita nazionale. Certo. Cos'è il piano di rinascita nazionale? È il documento fondativo di un potere alternativo che si prepara a diventare il potere effettivo. È un documento straordinario. Tra l'altro molte di quelle cose che diceva Gelli, guarda, soprattutto caso, sul piano del sociale, sul piano dei diritti del sindacato, che dovevano essere conculcati secondo lui, sul piano anche della repressione poliziesca, vengono attuati negli anni seguenti. Quindi non è che era un visionario, la gente, questi personaggi facevano la fila al Grand Hotel, facevano anticamera al Grand Hotel dove Gelli... All'Eccelsior. Dove Gelli risiedeva per essere in qualche modo benedetti da questo straordinario burattinaio, come si definì in una famosa intervista. È curioso il fatto che Pecorelli entri per 5 mesi nella P2, poi ne esca, questa almeno è la ricostruzione, sì. E poi però comincia, diciamo, a tirare fuori notizie assolutamente riservate, segrete, che riguardano la P2. Nello stesso tempo, nelle sue agende ci sono tracce di appuntamenti con Gelli, addirittura 2 appuntamenti che lui avrebbe preso dopo che in realtà è stato assassinato. Beh, penso che su questo Rossita Pecorelli abbia ragione, cioè che Pecorelli aveva deciso di entrare nella P2 per cercare notizie e poi pubblicarle. Probabilmente erano delle notizie che facevano anche comodo a Gelli. Eh sì, perché questo volevo dire. Cioè, la sensazione è che lui non aveva bisogno della P2, forse era la P2 che aveva bisogno di Pecorelli per distribuire i propri messaggi. No? Sì, questo è molto possibile. Certo, sta di fatto che insomma c'era questo rapporto, no, di vasi comunicanti. Esatto. Che è abbastanza curioso, perché comunque, voglio dire, se lui sparava contro la P2 rivelando notizie sulla loggia massonica, su chi era iscritto nella loggia, eccetera, nello stesso tempo Gelli non sarebbe stato troppo contento di questa. Evidentemente c'era un gioco, diciamo, reciproco. Certo. A trarre vantaggio da queste notizie che uscivano. È così? Assolutamente così, ma fa parte proprio della funzione di un giornalista atipico come Pecorelli, il quale poteva muoversi senza ovviamente avere lacci, lacciuoli o condizionamenti di nessun genere, e poteva essere giocato sulla scacchiera del potere. Lui stava al gioco perché gli conveniva, e poi perché, posso dire, penso che lui fosse effettivamente affascinato da quello che scriveva e dal fatto, guarda Andrea, lo sappiamo che c'è il godimento dello scoop.
Certo. Cioè, i veri giornalisti si vendono, possono anche vendersi la vita in qualche modo, ma la gioia dello scoop è una gioia che non può essere, è impagabile. E quindi lui rispondeva a questa sua, a questo suo desiderio, a questo suo, anche a questo suo talento. Certo. Senti, prima di salutarti ho un'ultima suggestione da darti. Qualche giorno dopo l'uscita degli elenchi della P2, sì, un grande manager italiano, di cui posso fare il nome, non c'è più, Umberto Nordio, che era presidente dell'Alitalia, abbiamo chiacchierato insieme e parlavamo della P2. E lui mi disse, guardi, non creda che quello che è accaduto sia né circoscritto né, diciamo, esaustivo, perché questa è una delle bande che hanno perso, ma ce ne sono molte altre che hanno vinto, sì, perché qui in Italia è pieno di bande. Sì. Cioè, lui, come dire, mi stava facendo lo scenario di un paese dove in quel momento la P2 era la banda perdente, ma ce n'erano altre che erano vincenti. Sì, mentre parli mi viene un dubbio atroce. Chissà se c'è qualche banda che opera attualmente nel nostro paese e di cui noi non sappiamo nulla oggi, ma forse sapremo qualcosa in futuro, quando magari uscirà un nuovo Mino Pecorelli che ce lo racconterà. Bene, grazie Antonio Padellaro. Grazie. Noi riprendiamo tra pochissimo, perché siamo soltanto a metà di questo giallo e, come avete visto, è come, diciamo, un pozzo senza fine dove dentro cominciamo a trovare di tutto, nomi, facce, poteri e quant'altro. Il seguito tra pochissimi minuti. E allora, buonasera a Raffaella Fanelli. Buonasera. Che con la sua inchiesta ha fatto riaprire l'indagine sull'omicidio di Pecorelli. Sì. Avremo modo di parlare di tante cose, sia di come sei riuscita a, diciamo, qual è stato il gancio che ti ha consentito di ottenere questa riapertura del tuo lavoro di inchiesta, ma anche di tanti altri particolari che riguardano questa ricostruzione che abbiamo fatto, di cui vediamo ancora un'altra parte. Buongiorno. Sembra che a Milano sia in atto da ieri la più grossa operazione dell'antiterrorismo contro le Brigate Rosse. Il 1 ottobre del 1978 i carabinieri del reparto speciale antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fanno irruzione in un covo delle Brigate Rosse a Milano in via Montenevoso e trovano il memoriale di Moro che tutti stavano cercando. Ma Pecorelli in realtà sa qualcosa di più, perché scrive il 24 ottobre del 78 un articolo dal titolo Caso Moro, memoriali veri, memoriali falsi, gioco al massacro. E poi una settimana dopo, il 31 ottobre del 78, scrive un memoriale mal confezionato. Ha dei dubbi che quel memoriale contenga tutto ciò che Moro ha scritto. Non solo, ma predice anche l'uccisione del generale Dalla Chiesa, che in effetti avverrà nel 1982 per mano mafiosa. Questi numeri di OP sono solo l'ultimo capitolo del lungo lavoro d'inchiesta svolto da Pecorelli sul caso Moro. Già nel 75, alludendo alle minacce ricevute da Moro da parte del segretario di Stato americano Henry Kissinger per la sua politica di apertura al Partito Comunista, Pecorelli aveva scritto in maniera sibillina di un Moro Bondo e di una nuova Jacqueline Kennedy nel futuro della nostra penisola. E ancora un'altra nota di OP del 15 marzo del 78, cioè il giorno precedente la strage di Via Fani, aveva riportato un incredibile necrologio di Aldo Moro appena apparso su un giornale romano, intitolato Le Idi di marzo.
La pubblicazione di OP come settimanale comincia invece all'indomani del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana. Durante i 55 giorni del sequestro che tengono l'Italia e il mondo con il fiato sospeso, Pecorelli pubblica numerosi articoli dimostrando di sapere molto più di quello che viene divulgato. È lui il primo a parlare di un garage compiacente nei pressi di Via Fani che sarebbe servito per nascondere le auto del comando delle Brigate Rosse. Un garage che non entrerà mai in alcun processo, per tornare poi alla ribalta dopo 40 anni nell'ultima commissione parlamentare sul caso Moro. È divenuto poi celebre il numero del 16 aprile, che presenta una copertina come sempre molto esplicita. Il mio sangue ricada sulle teste di Cossiga e Zaccagnini, espressione contenuta in una lettera che dalla prigione del popolo Moro aveva indirizzato ai dirigenti del suo partito e che non era stata mai resa pubblica, ma che Pecorelli evidentemente conosceva. Pecorelli fornisce una spiegazione di politica internazionale per l'eliminazione di Aldo Moro. Moro dall'inizio degli anni 60, con i primi esperimenti dei governi di centrosinistra, lavorava per qualcosa che era considerato un tabù: l'avvicinamento del Partito Comunista agli ambienti governativi in Italia. E quando Pecorelli parla di Yalta in Via Fani, sostanzialmente prefigura un superpotere in cui sia sovietici che americani hanno fatto in modo di togliere di mezzo Moro, in modo che la spartizione post-bellica continui a rimanere reale e concreta, e in Italia continui a rimanere un tabù da non superare. Insomma, nelle ultime tragiche settimane del sequestro, Pecorelli sembra volerci dire che ancora prima delle Brigate Rosse sono gli interessi della Realpolitik legati agli equilibri internazionali che vogliono Moro morto. Così, quando il generale Dalla Chiesa trova a Milano il memoriale di Moro, Pecorelli pensa che oltre alle pesanti accuse ad Andreotti che vi si leggono all'interno, ci sia altro che non è stato reso pubblico e di cui il generale era probabilmente all'oscuro. In merito ai rapporti tra Pecorelli e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, si è dibattuto a lungo se effettivamente si conoscessero, se si frequentassero. Per esempio la compagna di Mino Pecorelli attesta questa cosa e, a suffragio delle sue parole, portò, dopo l'omicidio del giornalista, anche le sue agende, in cui erano segnati almeno un paio di appuntamenti tra i due. La conoscenza tra i due è rimasta però una questione molto dibattuta, nel senso che ci sono stati degli ufficiali dei carabinieri, e mi riferisco per esempio al generale Nicolò Bozzo, che è stato uno strettissimo collaboratore di Dalla Chiesa, che ha detto di non averne mai saputo nulla di questo rapporto. Da un ex covobrigatista a Milano riemergono nuove carte del caso Moro, oltre 400 fotocopie di documenti murati insieme con armi e denaro in via Montenevoso. La versione più estesa del memoriale, ritrovata nel 90 in un intercapedine del muro dello stesso appartamento di via Montenevoso, è stata oggetto di un dibattito infinito che si trascina ancora oggi. In linea di massima, però, possiamo dire che questo secondo memoriale non aggiunge molto di più alle 49 cartelle dattiloscritte repertate dalla Chiesa nel 78.
In ogni caso, nelle mani ci resta un intrigo complicato che indiscutibilmente lega la fine di Moro agli ultimi giorni di Pecorelli, che, come vedremo, continuerà anche dopo la morte del giornalista. Il 28 marzo 1978, cioè 12 giorni dopo la strage di Via Fani e il sequestro di Aldo Moro, mentre è in corso da parte delle Brigate Rosse l'interrogatorio al prigioniero nella prigione del Popolo, Pecorelli pubblica una inchiesta intitolata Il malloppone, un colpo al golpe. È il dossier completo sul tentativo di colpo di Stato avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Una storia che Atlantide vi aveva raccontato nella sua interezza, l'operazione Tora Tora, che coinvolgeva uomini dei servizi segreti deviati e membri di movimenti dell'estrema destra eversiva. Nel 1974, dopo che questa vicenda era stata archiviata come una sorta di operazione fatta da quattro nostalgici disperati, Andreotti consegna ai magistrati un dossier dei servizi segreti, ma Pecorelli sa che quel dossier è incompleto, lo chiama il malloppino. E infatti, sulla base di quel malloppino e di quelle poche notizie che c'erano contenute, i responsabili vengono tutti assolti e l'operazione Tora Tora viene declassata a conciliabolo di 4 o 5 sessantenni. Solo nel 1991 il capitano del servizio segreto militare Antonio Labruna, che aveva messo insieme il dossier sul golpe borghese, si presenta dal giudice Guido Salvini con una vecchia borsa, dentro la quale ci sono le bobine con le registrazioni integrali dei suoi colloqui con i golpisti, da cui emergono responsabilità e nomi pesanti, come quello di Licio Gelli e dell'ammiraglio Giovanni Torrisi, affiliato alla P2, che nel frattempo era diventato capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre ai nomi di alcuni boss di Cosa Nostra, come Luciano Liggio e Stefano Bontà. Quindi il dossier che Andreotti aveva inviato ai magistrati era evidentemente censurato. E gli accertamenti furono fatti ex novo, come diceva il generale Maletti, sotto la direzione di un colonnello che era preposto proprio a quella sezione. E poi dopo fu consegnato tutto alla magistratura, quindi si ebbe il processo del golpe borghese con i risultati che tutti quanti ben sappiamo. Pecorelli scrive che il coinvolgimento dell'ex capo del SID Vito Miceli nel golpe borghese serviva ad Andreotti e a Cossiga per mettere a capo dei servizi una persona più controllabile. E poi sulla sentenza per la strage di Piazza Fontana e la condanna per favoreggiamento di altri due uomini dei servizi, Gianadelio Maletti e il capitano Labruna, scrive, si fa delle domande. Perché, dice, i due ufficiali che nel 1969 non avevano niente a che fare con il SID si sono dati tanto da fare per proteggere Giannettini? Per la strage che non li riguardava o perché l'agente Z, cioè Giannettini, era una fonte preziosa per un'altra inchiesta di primo piano, cioè quella per il golpe borghese? Sta di fatto che 12 pagine che contengono le prove del coinvolgimento di Avanguardia Nazionale in quel golpe arriveranno al giudice Guido Salvini, nonostante Pecorelli le conosca evidentemente, soltanto nel 1991. Allora, Raffaella Fanelli, autrice del libro La strage continua, che poi è il titolo, no, della... Sì. Che doveva apparire sul numero di OP mai pubblicato, doveva andare abbozzata in stampa quando Pecorelli fu ucciso, autrice di un podcast su questa vicenda. Allora, noi stiamo facendo, diciamo, un percorso di avvicinamento
a quella che poi è la svolta di cui ci racconterei dopo, ovvero la riapertura dell'inchiesta. In questo percorso di avvicinamento stiamo attraversando dei momenti cruciali della storia italiana su cui Pecorelli sa molto più di quello che viene pubblicato, viene diffuso, di quello che insomma viene rivelato. Per esempio nel caso del golpe borghese lui sa perfettamente che il dossier che Andreotti consegna ai magistrati è incompleto, censurato, e nel caso del delitto Moro, del sequestro Moro, è a conoscenza di lettere che non sono mai state divulgate e di particolari del sequestro che nessuno ha ancora tirato fuori. Allora, la domanda che ti faccio, queste notizie, dove le attinge Pecorelli? Dai servizi segreti? Cioè, ormai arrivati a questo punto, la sua rete di informatori è una rete molto vasta, certo. No? Molto vasta. Beh, ha delle fonti incredibili. Sulla sua agenda vengono trovati numeri di telefono di privati e diretti di politici, di ministri, di capi di Stato e anche di uomini dei servizi segreti. Ma è giusto anche che un giornalista abbia queste fonti. Come, permettimi, è legittimo che un uomo come il generale Dalla Chiesa certo. Conosca Pecorelli e magari lo incontri anche, non c'è nulla assolutamente di strano. Esattamente, tra l'altro Pecorelli era molto amico del colonnello Antonio Varisco, sì. Quindi credo sia normale per un giornalista avere queste fonti. Tra l'altro Pecorelli aveva, come ha ricordato Rosita Pecorelli, si era infiltrato nella P2, quindi sapeva tanto di Licio Gelli. Ha incontrato Giovanni Ventura, che con Franco Freda è stato è ritenuto responsabile della strage di Piazza Fontana, anche se non condannato. Ma non più processabile. Esatto, perché entrambi assolti nel processo di Catanzaro. E incontra Giovanni Ventura proprio a fine 78, pochi mesi prima del suo omicidio e prima che Giovanni Ventura lasciasse il paese. E di questi incontri di Giovanni Ventura con Pecorelli mi parla Franco Freda. L'ho incontrato e mi ha raccontato del perché, questo è interessante. Pecorelli stava indagando sulle stragi e stava, come ricordavi, scrivendo di Moro, aveva anticipato le lettere, aveva parlato in quell'articolo memoriali false, memoriali veri, di quel memoriale che poi fu ritrovato 10 anni dopo. E, perché quello che poi è stato l'omicidio Moro, che Pecorelli scrive chiaramente, è stato un delitto di Stato, è stato effettivamente il forse primo golpe riuscito. Di Stati. Di Stati. Ecco. È stato il primo golpe riuscito nel nostro paese. E, del golpe borghese lui sapeva tanto e soprattutto aveva in mano un dossier di 12 pagine su Avanguardia Nazionale e quel dossier erano chiare, le responsabilità erano chiari, i ruoli e le responsabilità anche di Stefano Delle Chiaie che Adriano Tilger disse non essere in Italia ma in Spagna, invece da quel dossier emerge che fu lui a guidare quel golpe e visto che c'era coinvolto anche Licio Gelli, questa è la prova che Licio Gelli e Stefano Delle Chiaie si conoscevano, così come poi la segretaria di Gelli disse durante il processo, ricordò durante il processo sulla strage di Bologna. Fammi dire per precisione che noi abbiamo ricostruito in una puntata la notte del golpe borghese tra il 7 e l'8 dicembre del 1970, intervistando anche un golpista, il quale appunto non ha assolutamente smentito il fatto che quella fosse un'iniziativa presa di comune accordo da Stefano Delle Chiaie e Junio Valerio Borghese, ma sostenendo che appunto Delle Chiaie si trovava in Spagna e sarebbe dovuto arrivare solo in un secondo momento. Non lo dico solo perché... Sì, insomma, ma da quel dossier non emerge questo, emerge invece che Stefano Delle Chiaie era si lì. Trovava in Italia. E questo Pecorelli lo sapeva perché aveva in mano quel dossier che non è riuscito a pubblicare e sono proprio quelle 12 pagine che non ha pubblicato, a mio avviso, il probabile movente, il possibile movente.
perché un giornalista viene ucciso non per quello che ha pubblicato, ma per quello che può pubblicare. Che poteva pubblicare, certo. E c'è una cosa che, diciamo, noi oggi lo stiamo raccontando come un giornalista estremamente curioso, se sì. si può dire, anche spregiudicato nella sua sì. curiosità. Però all'epoca tutte queste cose che lui scriveva venivano un po' marginalizzate dall'informazione ufficiale. Sì, diciamo ma poi lo così. Copiavano, io ricordo, lo copiavano. Certo. Era invidiato e copiato perché il libro di Camilla Cederna ha tinto a piene mani. Però perché era, diciamo, considerato un personaggio ambiguo, è quasi come se non gli riconoscessero questa sua capacità di avere fonti e di trovare materiale che altri non trovavano, o forse non volevano trovare. Esattamente, è possibile la seconda, sì. Infatti, non volevano trovare. Senti, ogni copertina era una bomba, diciamo, che lui lanciava, erano minacce molto pesanti. No, più che minacce, direi scoop, notizie esclusive. Sì, che però erano di fatto anche delle minacce, nel senso che lui non aveva remore a tirare dentro, come dicevamo prima con Padellaro, la nomenclatura del paese di quel momento, insomma a tutti i livelli, no? E questo ovviamente lo metteva in una condizione di rischio, non sì. da poco. Sì. E aveva anche avuto, infatti lo chiamava Capitan Bombarda perché lui riteneva responsabile Capitano Labruna dell'esplosione di questa sua auto. E, sì, non aveva mai avuto la scorta e non aveva neanche quella scorta mediatica che oggi forse noi giornalisti riusciamo ad avere grazie certo. alle FNSI e all'ordine, però Pecorelli questo non l'ha avuto. Forse solo oggi, grazie alla Federazione Nazionale della Stampa, che si è costituita parte offesa nella nuova E io inchiesta. Sono molto contento, tra l'altro, che, diciamo, che Pecorelli venga riconosciuto a tutti gli effetti, purtroppo in questa lista di giornalisti uccisi, perché c'è stato un momento in cui la Federazione quasi non voleva, non voleva avere a che fare con lui. Si è costituita parte offesa con l'avvocato Giulio Vasaturo. E Pecorelli è stato ucciso per il suo lavoro, è stato ucciso perché era un giornalista d'inchiesta, era un giornalista bravo e la sentenza di Perugia quella che ha assolto Giulio Andreotti dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Mino Pecorelli non ha trovato i responsabili ma ha messo nero su bianco una verità, e cioè che Mino Pecorelli non era un ricattatore, ma era un giornalista, un bravo giornalista. Dopo ci arriviamo alla sentenza, perché i passaggi li facciamo tutti. Quindi... No, adesso la cosa che mi interessava invece chiederti è quando, diciamo, Rosita Pecorelli parla di questo rapporto con Papa Luciani e di questa consegna di questi documenti con l'elenco dei prelati sì. considerati inaffidabili o corrotti o comunque massoni, no? iscritti a una loggia segreta in Vaticano. È una cosa molto pesante. Certo, però viene pubblicata prima del suo omicidio, molto prima. Sì, ma poi pare che ci sia un documento successivo che lui consegna a Papa Luciani proprio poche ore prima che Papa Luciani muoia. E questo è un ricordo di Rosita che non era mai venuto fuori, che non era mai emerso, no. E l'ho incontrata diverse volte, ha scritto anche la prefazione al mio libro, ma non mi ha mai parlato di questo documento, quindi insomma è importante, bene, però non... Senti, ancora una domanda prima di andare in pubblicità e poi torniamo a parlare. Chi usava chi? Cioè, è una domanda che ho fatto anche a Padellaro, no? Cioè Pecorelli usava o era usato? Pecorelli usava le sue fonti, e riusciva ad ottenere notizie e le pubblicava. Usato non credo, perché era scaltro, era, immagino, voglio dire, dai numeri di OP che ho letto, dalle inchieste che ha pubblicato, non mi sembrava uno sprovveduto, assolutamente, anzi uno coraggioso, forse incosciente. Perché non so quanti giornalisti oggi avrebbero il coraggio di pubblicare le sue inchieste. Ma certo. Certo, ci vogliono i giornalisti e ci vogliono anche i giornali. Ah, esattamente, ci vogliono anche i giornali. Io per farmi pubblicare l'inchiesta
sull'omicidio Pecorelli ho bussato a diverse porte e poi su un sito riuscì, insomma, mi pubblicò questa mia inchiesta che poi ha permesso la riapertura delle indagini, ma ho trovato tante porte chiuse. E invece vedi che siamo qui. Sì. Pochi minuti di pubblicità e torniamo. Siamo con Raffaella Fanelli, ma adesso, siccome stiamo seguendo il percorso che ci porterà al momento drammatico dell'uccisione di Mino Pecorelli, siamo arrivati a un punto in cui, paradossalmente, la rivista OP, che è, diciamo, che va a ruba tra gli uomini della nomenclatura del paese, politici, magistrati, imprenditori, eccetera, in realtà vende poco. Pecorelli è sempre con l'acqua alla gola, no? Ha un problema finanziario sempre impellente perché il giornale costa e la diffusione e le vendite non gli consentono di mantenerlo. Quindi è sempre alla ricerca di soldi e adesso vediamo che cosa accade proprio in questa sua ansia di trovare finanziamenti per il giornale. Sale al 5 febbraio del 79 la famosa copertina con una foto in primo piano di Giulio Andreotti. Un numero che rappresentava l'ultimo tassello di un'inchiesta di Pecorelli intitolata Gli assegni del presidente. La figura di Andreotti, il politico più longevo e più potente della storia repubblicana, risulta centrale nella vita e nella morte di Mino Pecorelli. E il rapporto tra i due segnerà in un certo senso la storia del nostro paese nei decenni successivi. Tutto comincia alla fine del 77, quando Pecorelli pubblica una serie di assegni che sarebbero stati incassati da Andreotti in cambio di un fiume di miliardi di lire erogati da Italcasse, l'istituto di credito che raggruppava le casse di risparmio italiane, come finanziamenti a fondo perduto a beneficio di una serie di aziende legate alla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana e ad alcune fiduciarie facenti capo a Cosa Nostra e alla Banda della Magliana. Tant'è che uno di questi assegni verrà poi trovato nelle tasche del boss mafioso Giuseppe Di Cristina il giorno della sua uccisione. Da quel momento in avanti Pecorelli continua ad aggiungere tasselli alla sua inchiesta fino a quando all'inizio del 79 entra in possesso delle copie di quegli assegni e prepara la copertina del numero in cui li avrebbe pubblicati. Ma su quella copertina c'è un giallo. A questo punto nel nostro racconto diventa centrale un'altra cena alla quale partecipa Mino Pecorelli il 24 gennaio 1979, circa due mesi prima di essere ucciso, nella sede dell'Associazione La Famiglia Piemonteisa a Roma. Ed ecco che con lui tornano i nomi di Claudio Vitalone, di Walter Bonino, il faccendiere, ma anche quelli del generale della Guardia di Finanza Donato Loprete e del magistrato Carlo Adriano Testi. Durante quella cena
Vitalone a un certo punto si alza e va a telefonare a Franco Evangelisti. Gli dice: guarda che Pecorelli si sta lamentando perché non riceve finanziamenti per la sua rivista OP ed è pronto a far uscire un numero speciale dal titolo Gli assegni del presidente. Racconterà poi Evangelisti di avere ricevuto due copie staffetta, come si dice in gergo, di quella rivista con quel titolo e la foto di Giulio Andreotti e di averle mostrate proprio al Presidente del Consiglio. Che cosa accade? Accade che nella tipografia Abete il tipografo Massimo Peroni dice di avere ricevuto una telefonata con l'ordine di sostituire quella copertina con un'altra, questa, debbono cadere altre teste. La copertina con gli assegni del presidente viene stampata soltanto in 300 copie che poi spariscono. Ho detto: Mino, ti vedo di ottimo umore, c'è qualche novità? Dice: sì, a dire la verità qualche novità c'è, nel senso che mi è stata promessa per l'agenzia una stampa a minor costo, e me la farà Ciarrapico e poi la pubblicità per il giornale. Noi col giornale stiamo sotto da morire. Se io ottengo la pubblicità, il giornale mio fa una svolta, quindi mi sento contento di questo. E dico: chi ti ha fatto questa promessa? Il gruppo Andreottiano, tramite Evangelisti, perché lui si era visto alla famiglia piemontese poche sere prima con Vitalone, con tutti i magistrati, la famosa cena, e da lì è venuta quella proposta. Poi c'è uno scambio addirittura di messaggi tra Pecorelli e Andreotti, un cortese scambio di messaggi, dopo il quale Andreotti manda a Pecorelli un medicinale per il mal di testa, anche Andreotti ne soffriva in maniera acuta. Un giorno mi mostrò una lettera che Andreotti aveva scritto a mio padre, con la quale lettera lui consigliava dei medicinali che potessero giovare alla cefalea di cui mio padre soffriva. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Non so se quella lettera avesse dei doppi sensi o se fosse stata genuina o spontanea, non lo so. Lui, mio padre, certamente non ha mai commentato. Altra copertina, altro giallo, in realtà una copertina che esce dopo 7 giorni che Pecorelli è stato ucciso. Il falò dei fascicoli del SID, la grande fumata e la storia dei 157.000 fascicoli del SIFAR che contengono tutte le abitudini private degli esponenti politici italiani tra il 59 e gli anni 60. In cui ci sono vizi, figli legittimi, preferenze sessuali, insomma, materiale che può servire a ricattare mezzo paese. Questo è l'ultimo numero di OP pubblicato da Pecorelli. Il titolo, La grande fumata, si riferisce al rogo del 1974 nel quale dovevano essere bruciati tutti i fascicoli del SIFAR, il servizio segreto militare degli anni 60. Pecorelli scrive che solo una parte è finita nel rogo
e che la stragrande maggioranza è ancora in circolazione e continua a condizionare la vita politica del paese. La sera prima in cui Pecorelli è stato ammazzato è venuto al mio studio e mi ha comunicato che gli erano stati offerti per l'acquisto i fascicoli del Sifar. Io espressi la mia, il mio dubbio, le mie perplessità, perché a prescindere dal fatto che dopo 10 anni i fascicoli del Sifar secondo me servivano molto poco, e poi bisognava vedere se erano autentici o no, è pacifico che quei fascicoli del Sifar non sono stati bruciati o non sono stati bruciati tutti, eccetera. Io continuo a sostenere che Pecorelli non ricattava nessuno. E in quella circostanza mi disse, per esempio, che aveva bisogno di molto denaro per acquistare quei fascicoli e che andava alla ricerca perché non aveva una lira. Un'inchiesta che si affiancava ad altri materiali su cui il direttore di OP stava lavorando, capaci di svelare con largo anticipo alcuni degli aspetti più oscuri della nostra storia, come ad esempio l'esistenza dell'articolazione italiana della struttura della NATO denominata Stay Behind, che avrebbe dovuto entrare in azione in caso di invasione da parte sovietica. L'organizzazione italiana prendeva il nome di Gladio e fu resa pubblica da Giulio Andreotti soltanto nel 1990. Alla fine del 1956, anno in cui, è bene ricordarlo, la situazione di guerra fredda tra i blocchi tornò ad essere particolarmente acuta, risale la sottoscrizione di una intesa tra il Servizio Informazioni delle Forze Armate ed il Servizio Informazioni americano per una collaborazione organica in vista di operazioni in comune in territorio italiano se occupato dal nemico. Giulio Andreotti non può più negare. Il 2 agosto del 1990, nel decimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, si impegna per l'autunno a relazionare il Parlamento su Gladio, cosa che poi fa, però attraverso una relazione che prima era stata più ampia e aveva configurato l'esistenza di una sorta di supersismi e poi che viene ridotta e viene ridotta in termini dimensionali, ma anche in termini di portata militare del fenomeno, perché si parla di 622 gladiatori che nel secondo dopoguerra avrebbero costituito la prima linea di intervento in caso di invasione sovietica in Italia. Questo personale era costituito da agenti operanti nel territorio che per età, sesso e occupazione avessero buone possibilità di sfuggire ad eventuali deportazioni ed internamenti. Era reclutato sulla base di precisi criteri relativi alla fedeltà alle istituzioni repubblicane, alla idoneità fisica all'impiego e alle pregresse esperienze militari. A volte Pecorelli fa capire, pur non facendone il nome, di essere a conoscenza di Gladio, adombrandone un ruolo non esclusivamente difensivo insieme all'azione occulta di altre entità. Nel numero di OP uscito il giorno della sua morte, Pecorelli scriveva: attentati, stragi, tentativi di golpe, l'ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto, da Piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe borghese all'anonima sequestri, alla fuga di Michele Sindona dall'Italia. Insomma, pare che nelle ultime settimane della sua vita Mino Pecorelli stesse tirando le fila del lavoro tenace e solitario che portava avanti da anni, frugando nelle ombre della nostra storia, e da quelle ombre emergeva sempre più a fuoco una figura fra le altre, quella di Licio Gelli, il maestro venerabile della loggia segreta massonica Propaganda 2, cioè la P2. Noi avevamo la possibilità di poter bloccare tutto, avevamo anche 6 ministri dentro
e poi tutti i vertici, cominciando dal capo di Stato Maggiore Torrisi e poi i capi dei servizi segreti, i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza. Le agende di Pecorelli riportano due appuntamenti con Gelli programmati nei giorni successivi al suo omicidio. Un giorno bussarono alla porta, quando aprì la porta mi trovai davanti un signore distinto di una certa età, che chi devo annunciare? E lui disse: Licio Gelli. Mio padre scattò un po' sorpreso, diciamo, dalla sedia, dice: no, fallo accomodare immediatamente. Lo feci entrare, la porta si chiuse, la porta chiusa non l'avevo mai vista prima. Mio padre spesso e volentieri mi dava delle lettere che erano completamente sigillate e io dovevo portarle al famoso albergo Excelsior a Roma e dovevo lasciarle proprio con il portiere che le avrebbe date personalmente a Licio Gelli. Ma non sapevo chi fosse Licio Gelli, non sapevo che ruolo avesse nella politica o nell'ambito della società italiana, questo non lo sapevo. A volte Pecorelli telefonava anche davanti a me, e quindi alcune cose le ho carpite come indicazione, certamente non traducibile in pagina, ma parlando con persone di sua fiducia parlava male di Gelli, non bene, che fosse questa una tecnica per apprendere ulteriori informazioni o viceversa un fatto liberatorio, questo non ti so dire. Gli elenchi della P2 verranno scoperti nell'81 dai giudici milanesi Turone e Colombo, nell'ambito delle indagini sull'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore delle banche di Michele Sindona. Da quel momento si comincia a comprendere il peso determinante che la figura di Gelli ha avuto nella storia deviata del nostro paese. Un percorso che non si è ancora concluso, come dice il processo sui mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, avvenuta dopo la morte di Pecorelli, ma figlia di trame su cui il direttore di OP stava lavorando. Ho fatto sempre del bene, come diceva il regolamento della massoneria. La mia coscienza è tranquilla e pulita. Io, siccome di tutto quello che loro mi hanno addebitato, non c'è una cosa che io abbia fatto. Dico una cosa che io abbia fatto. Ancora una volta possiamo dire che Pecorelli, con il suo intuito, il suo lavoro e le sue fonti, era andato molto oltre qualunque altro giornalista della sua epoca, prefigurando scenari che si sarebbero definiti anni o decenni più tardi. È tra le righe di queste inchieste, di questi articoli, tra i titoli delle copertine di OP che abbiamo trovato qui nell'archivio Flamigni, la pista che può portare a spiegare il delitto Pecorelli e forse anche i mandanti. Mino Pecorelli si era occupato degli scandali più gravi e complessi nei quali politica, finanza e economia si confondono in un groviglio inestricabile. Traffico d'armi, lo scandalo dell'Italcasse, il colossale affare del petrolio, le rivelazioni sui fascicoli dei servizi segreti, le malefatte di Sindona, di Gelli, della P2, sono soltanto alcuni degli argomenti sui quali Pecorelli aveva messo le mani con anticipo spesso di anni. In quale di questi casi cercare la chiave del suo assassinio?
permettetevi di non rispondere a questo punto, grazie. Buonanotte. Beh, Raffaella Fanelli, allora ci stiamo avvicinando sempre di più al giorno in cui Mino Pecorelli viene ucciso, ma abbiamo ancora tanto da raccontare. Quello che emerge è che da una parte c'è una necessità di Pecorelli di trovare finanziamenti per la sua rivista, dall'altra una sorta di accelerazione, se vogliamo, nello scavo che lui fa di alcuni misteri italiani. Poi vedremo per esempio il caso Sindona, ma anche la P2 di Licio Gelli, e poi sulla storia dello scandalo Italcassa, i famosi assegni del presidente. Quella copertina, diciamo che la doppia del 5 febbraio del 79. Ah, sì, la doppia, quindi la siamo doppia, a circa un mese, pochi giorni, un mese e mezzo prima del suo assassinio. Quella copertina ha contribuito ad alimentare la figura di Pecorelli come un ricattatore, no? Cioè, attento, io se non mi fai avere dei finanziamenti faccio uscire questa storia. Era anche l'editore del suo giornale, oltre ad esserne il direttore, quindi è chiaro, cercava sponsor, finanziamenti. Non era un ricatto, perché lui gli assegni del presidente li aveva già pubblicati nel 77. Sì. E a meno che non avesse in mano un assegno di Andreotti a Giannettini, la vedo dura, non credo che avesse in mano nulla e niente per ricattare Andreotti. Andreotti è stato processato e assolto dall'accusa di essere mandante, ma quel processo forse e le accuse di Buscetta forse sono state un modo per eliminare o per un tentativo di eliminare Andreotti dalla scena politica. Sicuramente avrà fatto altro, ma di certo non è stato il mandante. Però l'entourage di Andreotti, insomma, era preoccupato che il presidente riproponesse un qualcosa che aveva già pubblicato. Sì. Quella lettera di Andreotti a Pecorelli in cui gli raccomanda il farmaco per il mal di testa, cioè, come la interpreti? Perché è segno di un, diciamo, anche in quella lettera di un rapporto, no? Tutto sommato. In quella lettera Andreotti chiede, consiglia a Pecorelli di fermarsi, di rallentare, di riposare, e oltre ovviamente alle pastiglie dice da quasi un avvertimento, no? Fermati, riposati, ma non è un avvertimento. Forse sapeva qualcosa, forse pensava che il giornalista... Stavi per dire non è un avvertimento mafioso? No, stavo per dire che forse era un avvertimento per a un rivale, comunque, perché Pecorelli ha sempre attaccato, ha sempre anche usato nominioli particolari quando ha scritto di Andreotti. Però era comunque un comportamento, voglio dire, due nemici leali. E non credo che l'avvertimento riguardasse, non credo che fosse una minaccia mafiosa, come poi ha detto Tommaso Buscetta, l'ha accusato di essere il mandante, di averlo saputo da Tano Badalamenti. E strano però che quando Tano Badalamenti, pronto ad un confronto con Buscetta, non abbia più avuto la possibilità di rientrare in Italia, perché la persona che avrebbe, di cui si fidava e che avrebbe permesso questo viaggio, proprio perché Badalamenti si fidava solo del maresciallo Antonino Lombardo, ecco, Lombardo si toglie la vita, Badalamenti non viene più in Italia. Certo. Il confronto non ci sarà e poi arriveranno i boss della banda della Magliana ad accusare Vitalone, ad accusare... Però quando ho intervistato Fabiola Moretti... Era la compagna di Danilo Abbruciati. Di Danilo Abbruciati, che era il braccio destro di De Pedis. E che era anche legato ai servizi. E che viene, scusa, lo dico per chi ci ascolta, e che viene ucciso mentre sta tentando a sua volta di uccidere Rosone, che era il vicepresidente della banca privata, che si opponeva, diciamo, al metodo di recupero, di liquidazione della banca, insomma, così come era stato, come voleva Sindona, ecco, che fosse. Fabiola Moretti mi dice che lei fu costretta, invitata ad accusare Andreotti, dice di avere delle registrazioni e mi fa anche i nomi delle persone che lei chiama i capoccioni
mi dissero di accusarlo, volevano Andreotti, e mi dissero che altrimenti avrebbero portato via i miei figli. Poi alla fine lei registra queste minacce e ha la possibilità di ritrattare, quindi lei poi ritratta le accuse. Anche lei personaggio discusso? Discusso, così come gli altri boss della Magliana. Andreotti è stato assolto. E invece, diciamo, per Licio Gelli, con cui c'era una frequentazione. Per Licio Gelli forse... Ma che tipo di rapporto c'era? Cioè, Gelli sentiva Pecorelli come una minaccia? Gelli sentiva Pecorelli come una minaccia? Direi di sì, visto che nell'articolo Doppio Partigiano Pecorelli denunciò quello che era stato il... che erano stati i doppi giochi di Gelli, però io vorrei ricordare che, e credo che sia importante perché mi insegni, sono le prime indagini quelle che portano poi a una verità. Licio Gelli viene indicato come il mandante di Pecorelli, dell'omicidio di Pecorelli, da una telefonata anonima che arriva 48 ore dopo il delitto. E questa telefonata arriva sul numero privato di del magistrato Giovanni De Matteo, procuratore della Repubblica. Sì, che si occupava, scusami, che si occupava del caso insieme a Domenico Sica. E in questa telefonata Licio Gelli viene indicato come il mandante. Questa voce senza accenti particolari collega l'omicidio di Pecorelli a lo stesso mandante dell'omicidio di Vittorio Accorsio, un mandante che non è mai stato identificato. E il giudice di Firenze, Gabriele Chelazzi, interrogò Gelli proprio sull'omicidio Accorsio. E Antonio Cornacchia, il generale Antonio Cornacchia, fu incaricato di investigare su questo Licio Gelli. E la sua relazione è molto breve, devo dire, perché una pagina dove scrive nome, nascita e residenza si conclude con una frase: nessuna controindicazione sul suddetto. Eppure Gelli all'epoca era capo della P2 e alla P2 risulterà iscritto anche il generale Antonio Cornacchia. Quando l'ho incontrato mi ha detto, e ho chiesto di questa indagine, lui mi ha detto intanto di essere risultato sì iscritto alla P2 ma a sua insaputa, e che quella telefonata l'aveva fatta il falsario Antonio Chicchiarelli. E adesso arriviamo anche a lui. Sì, ma la cosa ancora più assurda è che finalmente dopo 40 anni il generale Antonio Cornacchia rivela che Antonio Chicchiarelli era una sua fonte, un suo informatore, un informatore dei carabinieri, eppure non c'è un verbale di interrogatorio di Chicchiarelli, che è stato l'uomo centrale di tanti misteri italiani. Se non ricordo male, da alcune carte giudiziarie risulta che Chicchiarelli fosse anche un informatore o addirittura un collaboratore del SISDE, cioè del Servizio Segreto Civile, per cui confeziona il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse, falso, del Lago della Duchessa. Ma dopo ci arriviamo, perché adesso... ti faccio vedere che cosa dicono due ex agenti della DIA che hanno lavorato sull'omicidio Pecorelli, legandolo alla figura di Michele Sindona, il bancarottiere piduista, amico di Gelli, che insomma è mandante dell'omicidio Ambrosoli, che poi viene a sua volta ucciso con un caffè avvelenato nella cella del carcere in cui è rinchiuso due giorni, mi pare, dopo la sentenza di condanna. Sentiamo cosa dicono. Abbiamo fatto degli accertamenti ed abbiamo visto che Walter Maria Bonino era titolare di numerose società in passato, e tutte queste società erano riconducibili a Michele Sindona. Abbiamo visto che nel 1974, su un conto corrente dello IOR in essere presso la banca privata di Sindona, quando le banche di Sindona sono al collasso e stanno fallendo, c'è un movimento di denaro piuttosto cospicuo, l'ordine dei 900 milioni. Praticamente questi soldi rientrano dalla banca privata su questo conto dello IOR. Il conto dello IOR era intestato a
sbatte Maria Bonino ad un certo Marco Antinucci. Il momento era abbastanza, diciamo, duro per Sindona, perché si trovava in America incarcerato, era in attesa dell'eventuale estradizione in Italia. Chiaramente avevamo ipotizzato che Michele Sindona, sempre per il tramite di Bonino e Pecorelli, potesse ventilare l'ipotesi di tirare fuori il famoso tabulato dei 500. Si tratta di una lista probabilmente esistita, anche se non è stata mai trovata. Era relativa a un elenco di nominativi di 500 persone, diciamo, della politica, dell'economia, anche dello spettacolo, che avevano esportato per il tramite delle banche di Sindona, specialmente la banca privata, notevoli capitali all'estero nei primi anni 70, quando la legge valutaria italiana era molto ristretta, molto punitiva, e quindi questa lista dei 500 poteva essere un'arma di ricatto pesante. Sindona, durante il finto rapimento, dice: potrei andare ad analizzare le operazioni che sono state fatte attraverso le società con sede in via Veneto 54B. Queste operazioni che erano state fatte attraverso queste società non erano altro che quelle degli investitori, i famosi 500 investitori, che avevano effettuato operazioni attraverso il conto dello IOR sul quale poteva operare Bonino. E accanto al nome di Bonino, quasi sempre sulle agende di Pecorelli, c'è indicato il numero 500. Allora, Walter Bonino è quel faccendiere che troviamo seduto a tavola al castello dell'Olgiata nella famosa cena che poi non si consumerà, perché arriva la telefonata che avverte dell'assassino di Mino Pecorelli, insieme al procuratore capo Giovanni De Matteo, ai sostituti Domenico Sica, Claudio Vitalone, al generale, al colonnello Antonio Varisco. Cioè, come dire, è un intreccio impressionante, perché gran parte di queste persone poi muoiono in circostanze violente, se vogliamo dire così. Sindona muore in circostanze violente. Insomma, è diciamo, un mondo nel quale Pecorelli si era addentrato, rischiando molto. Tra l'altro, Sindona, che era abituato a essere un ricattatore, insomma, lo fa fino praticamente all'ultimo, si dice che potesse usare Pecorelli per ricattare Andreotti. Pecorelli... Poi, scusami, vorrei aggiungere che quella famosa lista dei 500... Pecorelli ne scrive. È anche la lista di coloro i quali sarebbero riusciti a rientrare in possesso dei capitali investiti nella banca di Sindona prima del crack, no? Quindi, come dire, ci sono un sacco di cose legate a quell'elenco, che era una specie di mina vagante in quel momento. Sì, Pecorelli ne aveva scritto. Pecorelli sapeva anche avrebbe potuto tirar fuori che c'era comunque uno scoop eccezionale dietro ai soldi di Sindona, perché i soldi che passavano per le banche di Sindona erano serviti e servivano per finanziare azioni eversive, vedi la Rosa dei Venti, piuttosto anche lo stesso Golpe Borghese aveva utilizzato. Certo. Quindi avrebbe potuto tirar fuori questo scoop eccezionale, direi. Non credo che Sindona avesse che usasse Pecorelli, piuttosto che ne avesse paura, tanto che i giudici milanesi che hanno poi indagato sull'omicidio di Giorgio Ambrosoli, che era, come ricordavi, liquidatore delle banche di Sindona, verificarono anche quella pista, una pista che fu verificata e archiviata già negli anni 90, perché William Aricò e il suo tirapiedi Rosario Messina, Rocco Messina, non erano in Italia quel 20 sì. marzo del 79. Che usasse Pecorelli per ricattare Andreotti,
Non credo che Pecorelli potesse far usare da Sindona o tantomeno farsi usare per un ricatto. Milo Pecorelli viene ucciso il 20 marzo del 79 e noi stiamo per arrivare proprio a ridosso di marzo e per capire quali sono le ultime mosse che fa Pecorelli, gli ultimi incontri, quello che le persone che vede e che poi vedremo spariranno uno alla volta in circostanze tranne uno. Violente. Sì, tranne due, perché Pecorelli incontra, io questo oltre all'agenda c'è anche la testimonianza di Paolo Patrizzi, incontra Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati del Viminale, due giorni prima di essere ucciso, e come ricordavi c'è il nome sull'agenda di Pecorelli, sì. Avrebbe visto poi Licio Gelli, e l'abitudine di Pecorelli era quella di incontrare e parlare con le persone, le persone che poi sarebbero state travolte dalle sue inchieste, dalle sue notizie. Questa è una cosa che mi hanno confermato anche i suoi collaboratori. E quindi evidentemente stava per pubblicare una notizia che riguardava entrambi. È molto Gelli probabile. E Federico Umberto D'Amato. Bene, andiamo avanti, pochi minuti di pubblicità e andiamo e arriviamo alla parte, diciamo, più calda di questo giallo, cioè ci avviciniamo al momento in cui Pecorelli viene ucciso. Pochi minuti e torniamo. Abbiamo ricostruito le fonti, le inchieste, le piste, diciamo, che Pecorelli stava seguendo, e adesso vediamo che cosa di incredibile accade pochi giorni dopo l'omicidio. Guardate. Ma quali piste seguono le indagini? La prima parte da una telefonata anonima che incredibilmente arriva 48 ore dopo la morte di Pecorelli proprio a casa del procuratore capo della Repubblica di Roma, Giovanni De Matteo, uno degli invitati alla cena del Castello dell'Olgiata organizzata da Maria Palma. L'interlocutore indica il mandante dell'omicidio di Pecorelli in Licio Gelli e collega la sua morte a quella del giudice Vittorio Occorso, ucciso dal terrorista di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli. Vittorio Occorso diventa il pubblico ministero che rappresenta l'accusa contro i vertici di Ordine Nuovo per la ricostituzione del partito fascista. Alla fine del 73, nel novembre del 73, chiede e ottiene la condanna dei neofascisti di Ordine Nuovo, e Ordine Nuovo qualche giorno dopo viene sciolto. L'ipotesi alternativa è che Vittorio Occorso praticamente per primo, almeno all'interno della magistratura, si fosse reso conto della portata eversiva della P2 di Licio Gelli. Occorso, il giorno prima di morire, parlando appunto con il cronista dell'unità Scottoni, gli disse che stava per scoprire qualcosa di importante su una realtà criminale che ancora non si conosceva. Occorso aveva messo le mani su una serie di inchieste molto scottanti, quella sul golpe borghese, su Piazza Fontana, sul piano solo, ma soprattutto stava indagando sulla loggia segreta P2, quella guidata dal maestro venerabile Licio Gelli, una loggia che sarebbe esplosa con la rivelazione dei suoi scritti soltanto nel 1981. Ma nel 76, cioè 4 anni prima, Occorso viene ammazzato con 32 pallottole mentre sta salendo sulla sua auto sotto la sua abitazione, e dalla sua auto sparisce la borsa, un po' la fotocopia di quello che accadrà nel 92 in Via D'Amelio. L'indagine per scoprire chi è questo anonimo interlocutore viene affidata da De Matteo
al colonnello Antonio Cornacchia, che comanda il reparto operativo dei Carabinieri. E Cornacchia individua subito quella voce attribuendola ad Antonio Toni Chicchiarelli, detto anche il falsario della banda della Magliana. In quella telefonata Chicchiarelli, con un po' di ironia, invece di dire Licio Gelli, ha detto Lucio Gelli. Chicchiarelli è un maestro della contraffazione. Comincia con le opere d'arte, i suoi falsi sono assolutamente perfetti. Poi viene scoperto dai servizi segreti italiani. Racconterà Steve Pichenik, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Jimmy Carter, uomo di fiducia del segretario di Stato Henry Kissinger, ma soprattutto membro del comitato che deve gestire il sequestro Moro in quei 55 terribili giorni in cui il presidente della DC è nella prigione del popolo delle Brigate Rosse. Gli viene commissionato il famoso comunicato, il falso comunicato numero 7, in cui si dice che Moro è stato ucciso e gettato nel lago della Duchessa. Naturalmente quello è appunto un falso che i servizi segreti pensano possa provocare una reazione nelle Brigate Rosse. Il nome di Toni Chicchiarelli torna a sorpresa nei depistaggi delle indagini sull'omicidio Pecorelli. È il 14 aprile. Due studenti stranieri chiamano un taxi per raggiungere un locale notturno in via Tagliamento. Quando salgono a bordo trovano un borsello, dentro il quale ci sono una serie di reperti che sembrano voler ricondurre direttamente il delitto Pecorelli all'omicidio del presidente della Democrazia Cristiana. C'è un pacchetto di sigarette, ci sono dei fiammiferi, c'è una testina rotante del tipo IBM, la stessa utilizzata per scrivere il falso comunicato numero 7, quello sul lago della Duchessa, dove si diceva che fosse stato gettato il cadavere di Aldo Moro. Comunicato falso, redatto, scritto proprio da Toni Chicchiarelli. Poi ci sono 11 proiettili calibro 7,65. Un chiaro messaggio che riporta all'uccisione di Aldo Moro. E infine c'è una pistola calibro 9. Ma non è finita. Nel borsello c'è anche una scheda su Pecorelli. C'è scritto martedì 6 marzo 1979. Causa intrattenimento prolungato presso Alto Ufficiale dei Carabinieri, zona Piazza delle Cinque Lune, l'operazione è stata rinviata. Agire necessariamente entro e non oltre il giorno 24 marzo, sarebbe problematico concedergli tempo. Non bisogna assolutamente rivendicare l'azione, anzi occorre depistare. In testa a questa scheda c'è scritto Pecorelli Mino da eliminare. Bene, dire che questa storia è un rompicapo, ma estremamente inquietante, è poco. Raffaella Fanelli, collegato con noi c'è Nicola Biondo, giornalista, autore del Falsario di Stato, biografia unica, credo, sulla vita e le opere di Toni Chicchiarelli.
falsario della banda della Magliana che poi diventa falsario di Stato. È così, Biondo? Esattamente così, è una sorta di biografia non autorizzata che ho scritto con Massimo Veneziani, un collega del TG3. Chi era Toni Chicchiarelli? Perché questa è davvero una storia da romanzo. Toni era il principe dei falsari, era un ragazzo in grado di duplicare le opere di Dalì, di De Chirico, di Guttuso. Però come tutti i grandi falsari lui ci mette la mano, ma chi è il cervello che poi gli fa comporre una serie di clamorosi e stranissimi comunicati a firma Brigate Rosse rimane un mistero glorioso nella storia dei misteri della Repubblica. Biondo, però questo passaggio dalla, diciamo, banda della Magliana al servizio dei servizi segreti è un passaggio non da poco, insomma. Come lo spieghi e come lo racconti nella sua biografia? Ma allora, intanto diciamo una cosa, gli atti pubblici che noi abbiamo consultato ci danno una traccia nettissima e non discutibile. Tutti gli apparati di polizia e di sicurezza italiani erano a conoscenza quasi in tempo reale di tutte le mosse che Toni Chicchiarelli faceva. Quindi del comunicato della famosa beffa del Lago della Duchessa, quindi il falso comunicato numero 7. Che viene, che viene diffuso. Prego. La stessa mattina in cui si scopre il covo di Via Gradoli di Mario Moretti e Barbara Malzerani. Assolutamente sì. Il 18 aprile è la data fondativa in cui è visibile un passaggio nel sequestro Moro da l'evento terroristico rivoluzionario nelle menti dei brigatisti a un chiaro esempio di come si fa eversione anche attraverso l'utilizzo dell'opinione pubblica. A questo serviva il famigerato settimo comunicato. Sì. Toni Chicchiarelli ne farà altri, voi ne avete citato uno che è quello di Pecorelli, dopodiché è molto probabile che per tutte queste per tutti questi comunicati Toni Chicchiarelli venga in un certo senso ricompensato e non soltanto con la protezione ma consentendogli di organizzare forse la più grande rapina avvenuta in Italia nel 1984 con pochi complici e senza sparare un colpo svaligia un deposito nella periferia di Roma portando via circa 40 miliardi di lire. Sì. Oggi sarebbero più o meno 110 milioni di euro, 120 milioni di euro. Quel deposito, Biondo, detto questo, scusami se ti interrompo, per far capire alla gente, quel deposito, prego, che è il deposito della Brinks Securmark, fa capo comunque all'impero di, sì, Sindona nel momento in cui avviene la rapina? Nello stesso volantino di rivendicazione che ovviamente Toni Chicchiarelli firma a nome delle Brigate Rosse, dice abbiamo fatto un esproprio proletario al deposito sindoniano. Quello che però è interessante, le due cose che sono molto interessanti sono queste nell'epopea di Toni Chicchiarelli che incrocia quella di Mino Pecorelli. E cioè che Chicchiarelli non soltanto fa la beffa della duchessa, ma nel comunicato in codice e nel famoso borsello dove c'è quella scheda su Pecorelli, appone una serie di numeri dicendo che riguardano paragrafi di documentazione. Nel 1990, quando voi l'avete raccontato poc'anzi, scopriremo la seconda versione del memoriale Moro, sì, vale a dire
gli scritti di Moro e le lettere, scopriremo che quei numeri che Toni Chicchiarelli mette in questi due, diciamo, comunicati, riguardano la numerazione apposta alle, ai paragrafi più delicati e fino al 1990 occultati del famoso memoriale Moro. Due sono le pagine in cui Moro, per esempio, racconta dell'organizzazione Gladio, chiamandola un'organizzazione sotto l'ombrello NATO, cosa vera in parte. La seconda è la lettera a Zaccagnini in cui sostanzialmente si dimette e prende le distanze dal suo partito. Ciò significa che Toni Chicchiarelli e il suo mandante mandavano dei messaggi molto chiari ed erano perfettamente a conoscenza già nel 1978 che c'erano delle parti occultate del memoriale. Ragazzi, è incredibile questa cosa, è un rebus, sì, dentro un segreto, dentro un mistero, insomma. Senti, come Biondo, faceva questo, senti, principe, Nicola, dei falsari a sapere tutte queste cose? Nicola, prego. Come interpreti diciamo questo borsello che viene lasciato nel taxi con questi riferimenti al delitto Moro, però anche la scheda che indica che Pecorelli va eliminato, e quindi, diciamo, la presenza, le tracce, le impronte di Chicchiarelli nel delitto Moro, nei 55 giorni del delitto Moro, e poi anche nel delitto Pecorelli, posto che sia, corrisponda al vero, la testimonianza della sorella Pecorelli che dice di averlo visto sotto casa prima del delitto. Ma guarda, allora, perché il mandante di Pecorelli ci deve far sapere qualcosa di così esplosivo? Questa è la domanda. È certo. Può essere che questo sia un depistaggio sul depistaggio? È probabile, questa è la mentalità dei servizi segreti di tutto il mondo. A questo proposito, permettimi una battuta, Andrea. Sì. La dicitura servizi segreti deviati non ha senso. I servizi segreti non deviano mai, e se c'è qualcuno dentro i servizi che pone un pericolo, lo si elimina o fisicamente o, come nel caso di Tonino Labruna, grande fonte di Mino Pecorelli, lo si mette di lato, insomma. Quindi i servizi segreti deviati non esistono, fanno il mestiere per cui noi li chiamiamo che noi chiamiamo a fare. L'interpretazione di quella scheda io la do in questo senso: è evidente che qualcuno sa perfettamente che cosa è avvenuto nella prigione del popolo. Sì. Qualcuno sa perfettamente che quel memoriale non è quello che ci hanno fatto leggere. Il riferimento a Piazza delle Cinque Lune è al colonnello Varisco. Il colonnello Varisco è il braccio destro del generale Dalla Chiesa a Roma, vale a dire di quell'alto ufficiale dei carabinieri che riesce a penetrare le maglie delle Brigate Rosse nell'ottobre del 78 a trovare la prima versione del memoriale. Quindi, come vedi, le cose si incrociano. Ma Piazza delle Cinque Lune racconta anche l'opacità delle Brigate Rosse. Chi ha compiuto l'attentato e quindi ha causato la morte del colonnello Varisco, mi pare che fosse Antonio Savasta, se non sbaglio, non ha mai saputo spiegare il... Sì, esattamente. Non ha mai, sì. Le Brigate Rosse non hanno mai spiegato perché... hanno dovuto uccidere Varisco, e non perché è, lo hanno, scusami, dovuto uccidere, Nicola, per la prima, e non volta è l'unica stranezza, delle bombe fumose. E non è l'unica stranezza che riguarda quell'attentato, ma lo vedremo fra poco. Io però ti devo chiedere un'ultima cosa, ringraziandoti per la tua pazienza, perché è mezzanotte e 43, e tu ci devi raccontare come Toni Chicchiarelli viene ucciso, perché non sappiamo ancora chi è stato. Anche nella morte di Toni Chicchiarelli, che era un personaggio poliedrico, diciamo quasi pasoliniano,
Ovviamente ci sono molti misteri. Quello che racconta meglio la sua morte è che lui giunge cadavere dopo essere stato attinto da svariati colpi di pistola nel settembre del 1984 sotto casa. La sua compagna di allora rimarrà miracolosamente viva. I suoi vestiti non vengono repertati e vengono buttati. Ecco. Molte delle pallottole recuperate sul luogo del delitto vengono perse. Quindi diciamo, chi ha operato su quel luogo del delitto, in quella via romana, ovviamente gioca una partita tutta sua, così come è avvenuto per Mino Pecorelli, anche per la scena del delitto di Mino Pecorelli, e ne sono venute altre. Quello che racconta però Chicchiarelli, che ricordiamolo, era uno che diceva agli amici più stretti: io faccio parte delle Brigate Rosse, cioè era uno che si travestiva da brigatista. La cosa incredibile è che la parabola di Chicchiarelli ci racconta l'altra faccia delle Brigate Rosse, quella che Mino Pecorelli chiamava l'ala delinquenziale delle Brigate Rosse. Sì. E questa, come si dice in questi casi, è davvero un'altra storia. Bene, io ringrazio Nicola Biondo. Guardate che questo libro, Il falsario di Stato, è da leggere, perché è un vero romanzo. È il romanzo, diciamo, vero, reale, di un personaggio che ha attraversato almeno due, se non tre o quattro episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica. Grazie Nicola Biondo. Raffaella, allora adesso noi stiamo per vedere, grazie Nicola, stiamo per vedere, partendo proprio da quel riferimento a Piazza delle Cinque Lune, l'ultima parte della nostra ricostruzione, perché poi il seguito ce lo devi raccontare tu, vediamo. Che cosa significa il riferimento a Piazza delle Cinque Lune? Qui aveva l'ufficio il colonnello dei carabinieri Antonio Varisco. E qui il 6 marzo Pecorelli lo incontra, non è un incontro casuale, si vedevano spesso. Varisco lo avevamo già visto, incontrato a casa di Maria Palma, al castello dell'Olgiata, insieme al procuratore capo Giovanni De Matteo, ai sostituti Domenico Sica, Claudio Vitalone, all'imprenditore Walter Bonino. Si vedevano molto spesso per parlare e chissà cos'altro. Sta di fatto che Varisco aveva indagato su molti casi ed eventi che avevano segnato la storia italiana di quegli anni. Il caso Lockheed, la Rosa dei Venti, lo scandalo Italcasse, il delitto Moro. Pecorelli ne aveva scritto, spesso con notizie di prima mano e molto spesso con notizie inedite. Secondo alcuni, ma non ci sono prove, quel 6 marzo nell'ufficio di Varisco ci sono anche l'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata del piduista Michele Sindona, e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono tre figure di primo ordine, tre protagonisti di alcuni dei casi più inquietanti della storia del nostro paese, tutti e tre uccisi, uno dopo l'altro. Avvocato, appunto l'altro giorno ha voluto fare il polpo, ha fatto registrare tutta la telefonata. Chi glielo ha detto? Sono fatti miei che me l'ha detto, io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più. Non lo salvo più? Non lo salvo più, perché lei è segno solo di morire ammazzato come un cornuto, perché lei è un cornuto e bastardo. Quattro colpi di pistola uccidono l'11 luglio a Milano l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Agghiacciante la battuta che farà Giulio Andreotti, se l'è cercata. Io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romanesi io direi se l'andava cercando. Come mandante viene condannato il bancarottiere Michele Sindona. Due giorni dopo la sentenza morirà con un caffè avvelenato che gli viene servito in cella.
Stamattina a Roma, in un posto assai frequentato, terroristi delle Brigate Rosse hanno ucciso un alto ufficiale dei Carabinieri, molto conosciuto nella capitale. Il colonnello Antonio Varisco viene ucciso in un agguato il 13 luglio sul Lungotevere Arnaldo da Brescia. Ancora 2 settimane e si sarebbe congedato dall'arma. Il colonnello Varisco muore sul colpo, il suo corpo si riversa sul sedile. L'auto prosegue la corsa e si va a fermare contro il guardrail. Dall'auto che stringe quella di Varisco viene lanciato un candelotto fumogeno, il reperto C. Ha fatto segno sulla macchina, sulla fiancata destra della macchina, qualche abrasione, qualche scalfittura e qualche segno di vernice rimasta, che può essere stato anche affiancato e stretto. A rivendicare l'azione sono le Brigate Rosse, ma come mai i candelotti fumogeni che servono ai killer per coprirsi la fuga sono dello stesso lotto di quelli che poi verranno ritrovati nel deposito della banda della Magliana in un magazzino del Ministero della Sanità? Infine tocca al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 3 settembre del 1982 a farlo fuori è la mafia, esattamente 3 anni dopo l'omicidio Pecorelli. Ma torniamo al contenuto del borsello lasciato nel taxi. La scheda su Pecorelli è una fotocopia. L'originale lo trovano il 26 marzo del 1984 qui in Piazza Belli. Nello stesso cestino dei rifiuti dove era stato lasciato il comunicato numero 7 delle Brigate Rosse. Insieme alla originale di quella scheda c'è anche la rivendicazione della clamorosa rapina fatta alla Brinks Securmark, una società che fa capo a Michele Sindona, un colpo da 35 miliardi. Insieme all'originale della scheda su Pecorelli e alla rivendicazione della rapina alla Brinks, ci sono anche dei proiettili 7 e 62 identici a quelli che sono stati lasciati nella banca. Chicchiarelli sta lasciando in giro molti messaggi, troppi, ma per conto di chi? Non lo sapremo mai, perché viene ucciso nel settembre dell'84 da un killer che rimane ancora oggi senza volto. Ma non è roba che riguarda la banda della Magliana, così almeno sostiene Maurizio Abbatino, che di quell'organizzazione criminale è stato uno dei fondatori prima di diventare un collaboratore di giustizia. Un deposito di armi e munizioni è stato scoperto dalla polizia a Roma, nell'abitazione di un custode del Ministero della Sanità, in Viale List, a Leu. Nel 1979, in un magazzino del Ministero della Sanità, viene rinvenuto un deposito di armi della banda della Magliana. In mezzo a mitra e pistole vengono trovati anche dei proiettili marca Fiocchi, ma soprattutto dei calibro 7,65 marca Gevelot, gli stessi del lotto utilizzato per uccidere Pecorelli. Il terrorista dei NAR Walter Sordi comincia a parlare e racconta che nel delitto è coinvolto Valerio Giusva Fioravanti. Cristiano, suo fratello, confermerà che ad ammazzare Pecorelli è stato proprio lui insieme a Massimo Carminati, versione poi confermata anche da Angelo Izzo, uno dei 3 massacratori del Circeo. È una questione di scambio di favori che coinvolge i NAR e la banda della Magliana.
Nel 1984 il giudice Monastero, che ha sostituito Domenico Sica nell'indagine sul delitto Pecorelli, chiede una perizia balistica per stabilire eventuali collegamenti tra i bossoli ritrovati sulla scena del delitto e le armi del deposito della banda della Magliana. La perizia arriverà solo 3 anni dopo, con esito negativo, ma il primo perito che si era occupato del caso, Antonio Ugolini, dirà che quelle armi sono state trattate con sostanze chimiche che ne hanno alterato le caratteristiche, in modo da rendere vano qualunque accertamento. Passano altri 4 anni e nel 91 il pubblico ministero Giovanni Salvi chiude le indagini formulando la richiesta di non luogo a procedere contro Carminati, Fioravanti e Gelli. Il giudice istruttore proscioglie gli indagati, sottolineando però come gli indizi a carico di Gelli siano di notevole spessore, anche se non suscettibili di uno sviluppo dibattimentale. Ed ecco che dopo 12 anni siamo di nuovo al punto di partenza. Non c'è nessuna prova. Quello di Mino Pecorelli è un cold case destinato a rimanere tale, perlomeno in attesa di un nuovo colpo di scena, che però non tarda ad arrivare. In ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli ho appreso da Badalamenti, personalmente, dopo, e da Bontade prima, che era stato fatto l'omicidio del giornalista per richiesta dei cugini Salvo su interessamento del senatore Andreotti. Secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta nell'estate del 92, pochi giorni dopo la strage di Via D'Amelio, Giulio Andreotti si sentiva minacciato dalle notizie sul caso Moro che Pecorelli aveva in mano. Andreotti viene iscritto nel registro degli indagati e il Parlamento concede l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti come mandante dell'omicidio di Pecorelli, per la seconda volta in pochi mesi dopo quella già concessa alla Procura di Palermo che aveva incriminato Andreotti per associazione mafiosa. È un momento storico. Dopo il crollo della Democrazia Cristiana spazzata via dall'onda di Tangentopoli, ecco precipitare nella polvere il suo più autorevole rappresentante. Presidente, lei sarà processato con l'accusa di essere uno dei mandanti dell'omicidio Pecorelli, un'accusa finora mai fatta ad un ex presidente del Consiglio. È un privilegio che certamente non ambivo. Accusato di reati di una gravità estrema. Anche perché poi tutto è oscuro. Intanto viene estradato in Italia Maurizio Abbatino, il boss della banda della Magliana che è stato arrestato a Caracas. È arrivato stamane da Venezuela ed è in carcere a Roma Maurizio Abbatino, che fu il capo della famigerata banda della Magliana. E Abbatino conferma la versione di Buscetta, aggiungendo alcuni particolari molto importanti. Eravamo detenuti per un fare, non ricordo per che cosa, no? Non so. E Giuseppe Pucci mi disse che lui stesso aveva fornito le persone per eliminare il giornalista. Ecco, in seguito poi ha saputo qualcosa di più sui responsabili dell'omicidio Pecorelli? Sì, quando siamo usciti mi ha presentato delle persone, tra queste c'era appunto Carminati, che mi disse che fu lui a uccidere Pecorelli. Le disse qualcosa anche sulle ragioni, sul momento dell'omicidio? Mi disse che era per fare un favore ai siciliani, un gruppo che era a Roma, che faceva parte qui di Pippo Calò. Per uccidere Pecorelli, il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò, si sarebbe rivolto proprio alla banda della Magliana, che avrebbe fornito il supporto logistico, oltre alle prestazioni di un killer esperto come Massimo Carminati. Le disse anche perché avevano deciso di uccidere Pecorelli. Mi disse che sta indagando troppo su una persona politica. Nel
1993 un altro componente della banda della Magliana, Vittorio Carnovale, indica in Claudio Vitalone, Massimo Carminati e un siciliano di nome Angelo mandanti ed esecutori del delitto Pecorelli. Nel 1996 il processo viene spostato a Perugia. Sul banco degli imputati siederanno, tra mandanti ed esecutori, Giulio Andreotti, Claudio Vitalone, Gaetano Badalamenti, Pippo Calò, Massimo Carminati, Michelangelo La Barbera. Le udienze saranno 162. C'è una tecnica, una volta c'era il suggeritore e si vedeva che c'era il palchetto davanti e c'era il suggeritore. Adesso ci sono delle tecniche molto più raffinate. Il processo si trascina per 3 lunghi anni, durante i quali i collaboratori di giustizia confermano le dichiarazioni rilasciate in istruttoria, senza però che emergano prove decisive a carico dei presunti esecutori e dei mandanti, anche perché alcuni reperti risultano spariti o manomessi, a cominciare dai bossoli rinvenuti sulla scena del crimine, che il perito Ugolini dichiarerà non essere quelli da lui repertati 20 anni prima. Bisognerà attivarsi per cercare di andare un po' più a fondo sulle varie piste, perché ho l'impressione che alcune piste sono state appena sfiorate. Poi accade un altro fatto strano. Quando la corte si ritira in camera di consiglio nell'estate del 99, qualcuno entra nel caveau della filiale della Banca di Roma presso il tribunale e porta via 147 cassette di sicurezza che sono state ben selezionate, tutte appartenenti a personaggi coinvolti a vario titolo nella storia e nella vicenda di Pecorelli. L'autore del colpo, si scoprirà in seguito, è uno degli imputati, Massimo Carminati. Finito, senatore? Commento. Così, il 24 settembre, dopo più di 100 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise assolve tutti gli imputati. Non ce la faccio. Qual è il sentimento prevalente in questo momento? 3 anni dopo, però, in appello, Andreotti e Badalamenti vengono condannati come mandanti dell'omicidio, che resta senza esecutori. Sconcerto nel mondo politico per la condanna di Andreotti a 24 anni nel processo d'appello per la morte di Mino Pecorelli. Stessa pena per Tano Badalamenti. È una vittoria. In passato non ho avuto le stesse soddisfazioni. E sono 15 anni, 17 anni che mi batto per questo. Ma nel 2003 arriva la sentenza della Cassazione. Andreotti dichiarato innocente. La Cassazione ha definitivamente annullato la condanna per l'omicidio di Mino Pecorelli. Una sentenza che annulla di fatto la condanna per il delitto Pecorelli. Ricordiamo che il senatore a vita era stato condannato a 24 anni. Il processo del secolo si conclude con l'assoluzione di Andreotti e di tutti gli imputati. Con Andreotti sono stati assolti anche il boss Badalamenti e l'ex ministro Vitalone. Presidente? La notizia l'ha presa come al solito al telefono dei suoi avvocati. Questa volta era una buona notizia. Assolto per non aver commesso il fatto. Assolto con formula piena. Una conclusione che ci si poteva aspettare. Così come risulterà prevedibile la sentenza con cui la Cassazione assolverà lo statista democristiano dall'accusa di associazione mafiosa, dichiarando però accertati ma prescritti i rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra fino a tutto il 1980. A questo punto la storia del delitto Pecorelli potrebbe tranquillamente finire nel mucchio dei tanti gialli irrisolti della nostra Repubblica. Finché, 15 anni dopo, una giornalista, Raffaella Fanelli, scopre un verbale di interrogatorio dimenticato del terrorista Vincenzo Vinciguerra, condannato per la strage di Peteano. E clamorosamente la storia di Pecorelli ricomincia da capo, insieme al giallo che la circonda. Una conversazione che ho avuto nel carcere di Rebibbia nel mese di novembre del 1982 con Adriano Tilghe. In quel contesto Tilghe mi è apparso preoccupato perché Domenico Magnetta, che io conoscevo come militante di Avanguardia Nazionale, lo stava ricattando, nel senso che pretendeva di essere scarcerato
utilizzando evidentemente le amicizie che riteneva o sapeva che i vertici d'avanguardia potevano avere con una parte della magistratura, minacciando in caso contrario, se gli fosse venuto a mancare questo aiuto, di consegnare le armi che aveva in deposito del gruppo, cioè di Avanguardia Nazionale, fra i quali la pistola che ha ucciso Mino Pecorelli. Diventai grande in un tempo piccolo, mi buttai dal letto per sentirmi libero, mi truccai il viso come un pagliaccio e bevi vodka con tanto ghiaccio, scesi nella strada, mi mischiai nel traffico. E mi aspetto qualcosa dalla riapertura delle indagini sulla morte di Pecorelli, sull'assassinio di Pecorelli. Se rispondessi no, farei un paura a troppe persone. Mi feci albero per oscillare, trasformai lo sguardo per mirare altrove e provai a sbagliare per sentirmi errore. Che cosa si aspetta dopo 40 anni? Non lo so, perché in questo momento sono ottimista, non so perché. Perché stanno succedendo un po' di cose positive. L'associazione della stampa, che dopo 40 anni si decide di costituirsi parte civile. Come una persona, guardare le tele con aria ironica. Dobbiamo tutti essere abbastanza umili per non credersi perfetti e immuni da errori. Sotto le stelle dimenticai di cosa. C'è una lotta sempre con l'ordine dei giornalisti invece, perché non si sa perché c'è l'elenco dei giornalisti uccisi dalla mafia, dal terrorismo, Mino a volte c'è, a volte non c'è. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai una vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto. E poi Mino nell'elenco dell'ordine dei giornalisti non c'era, non c'è, forse non so ancora se ce l'hanno messo. Era sparito. Era sparito. Difesi l'anima su te l'anonima e mescolai la vodka. Pronto? Vitalone. E pranza è tardi all'ora della cena, mi rivolsi a. Signora Pecorelli? Solo un secondo. E mi giocai i ricordi, provando il rischio, poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. E allora abbiamo attraversato davvero tutto, sì, in questa serata e poi negli ultimi, diciamo, passaggi, la banda della Magliana, i NAR, la mafia, finché siamo arrivati a questa svolta. La svolta sei tu. La svolta è questa dichiarazione di Vinci Guerra. La svolta è la dichiarazione di Vincenzo Vinci Guerra. Come ci sei arrivata? Ci sono arrivata perché cercavo riscontri a una risposta di Maurizio Abbatino, il boss della banda della Magliana. L'ho intervistato nel 2017 e alla domanda sul sequestro di Aldo Moro, davanti alla risposta, come dire, inquietante, perché lui mi disse che avrebbero potuto i boss della banda della Magliana liberare Moro, che ci fu un incontro fra l'onorevole Flaminio Piccoli e i boss della banda, Franco Giuseppucci e Abbatino. Diversi esponenti della banda della Magliana ne parlano anche come anche testimoni Renzo oculari. Danesi, anche Renzo Danesi, che ho intervistato, sì, esatto, mi conferma la stessa cosa, e non è mai stato un collaboratore di giustizia come invece lo è, sì, Abbatino, è stato Abbatino. E durante questo incontro Flaminio Piccoli chiese ai boss della banda della Magliana di rintracciare il covo dove le Brigate Rosse tenevano prigioniero Aldo Moro, un'informazione che Franco Giuseppucci ottenne nel giro di 24 ore, quindi un'informazione che fu riportata proprio perché dietro questa richiesta, dietro questo incontro c'era Raffaele Cutolo, che all'epoca latitante aveva
aveva chiesto a Nicolino Selis, che era l'uomo di, appunto, di Cutolo a Roma, di... sì, era il suo uomo a Roma, nella banda della Magliana. Sì, di organizzare questo incontro. E quindi sapevano dove cercare e trovare Moro. Sapevano e potevano anche liberarlo. Abatino mi disse anche gli uomini di Cutolo avrebbero potuto liberare Moro se qualcuno lo avesse chiesto. Invece dissero di non fare nulla e quell'informazione non fu utilizzata e Moro non fu liberato. Ecco, davanti a questa dichiarazione cercavo riscontri e ho trovato poi in effetti anche un verbale di Cutolo, ma nel frattempo, cercando riscontri, ho avuto fra le mani questo verbale di Vincenzo Vinciguerra, dove ho visto il nome di Pecorelli. Che, scusa, ricordiamo che in questo momento è ancora detenuto. È detenuto, perché non ha mai voluto collaborare. Esattamente. Pur avendo riconosciuto le proprie responsabilità. Certo, si è costituito per la strage di Peteano, sì. Sta scontando l'ergastolo, non ha mai presentato appello a quella condanna, non è un collaboratore di giustizia, non ha mai fatto dichiarazioni per ottenere dei benefici o degli sconti di pena e tutte le sue dichiarazioni sono state corroborate negli anni dalle indagini del giudice Guido Salvini, che lo ritiene persona affidabile e attendibile. Non ha mai mentito. Vinciguerra non ha mai mentito. E, cosa comporta la scoperta di questa dichiarazione adesso? Questa dichiarazione mi ha poi portato a cercare un altro verbale, cioè a cercare nel curriculum, a trovare un altro verbale, perché ho cercato nel curriculum di Domenico Magnetta la pistola indicata da Vinciguerra. Uh-huh. E ho pensato anche se ricatta i vertici di Avanguardia Nazionale e Adriano Tilger è così spaventato da questo ricatto è perché probabilmente hanno qualcosa da nascondere. Questo è Vinciguerra? Sì, questo durante il processo... Sì. A Gilberto Cavallini. Ecco, l'inchiesta, la mia inchiesta è finita a Bologna, nella sentenza che ha condannato all'ergastolo l'ex NAR Gilberto Cavallini. E ci sono due capitoli in questa sentenza. Uno riguarda Piersanti Mattarella e l'altro l'omicidio di Mino Pecorelli. In comune con Bologna hanno una sola persona. So che ho cercato... Qual è questa persona? È Valerio Fioravanti. E so che la pistola che poi ho trovato in un verbale di sequestro di armi fatto a Domenico Magnetta, in questo verbale figurava anche la pistola usata dello stesso calibro e con gli stessi silenziatori artigianali usata per uccidere Pecorelli. Ed era conservata nell'ufficio reperti del Tribunale di Monza. Peccato però che quando sono state riaperte le indagini, questa pistola è stata cercata per una perizia, dall'ufficio reperti hanno risposto che era andata distrutta, però non c'è un verbale di distruzione. Italian job. Le indagini sono in mano a un bravo magistrato che è Erminio Amelio, so che alla Procura di Roma... è stata portata comunque la sentenza che condanna l'ergastolo Cavallini e in quella sentenza c'è anche la mia inchiesta, ci sono le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra. Vinciguerra è stato sentito durante quel processo e il giudice Michele Leoni ha chiesto di Pecorelli. Tra l'altro è proprio di qualche ora fa, insomma, la richiesta degli avvocati della famiglia Pecorelli di riesaminare molti elementi dell'indagine perché sembra che Pecorelli, secondo la loro ricostruzione, prima di essere ucciso sia stato picchiato, tant'è che avrebbe le costole rotte, una serie di costole rotte. Insomma, adesso vediamo che cosa succederà, ma secondo te un nuovo processo può darci una risposta definitiva su quello che è accaduto e su chi ha ucciso Pecorelli? Secondo me sì. Quel processo ci deve essere, io confido nelle indagini del dottor Amelio. Quel processo Pecorelli se lo merita, i familiari di Pecorelli se lo meritano. La sorella sta aspettando giustizia e verità per il fratello da 40 anni. Non si può non chiedere un confronto fra Tilger e Vinciguerra, non si può non dare un processo, non dare verità a Pecorelli. Questa credo sia l'ultima possibilità per il giornalista e glielo si deve, insomma.
Allora, io ti ringrazio perché il lavoro che tu hai fatto per noi è stato prezioso per, diciamo, ricostruire questa storia che è complessa e dir poco. Vorrei che rimettesse il titolo del libro di Raffaella Fanelli, La strage continua, perché è davvero, diciamo, eccola qua, che è davvero, insomma, anche quello un percorso importante, perché comunque oggi le inchieste vengono fatte sempre di meno e farle soprattutto su qualcosa che è accaduto 44 anni fa non è una passeggiata. Grazie. Sarà il mio lavoro più importante. Grazie Raffaella Fanelli, grazie. Per aver ospitato e noi adesso è 1:14, abbiamo chiuso questa serata con questa ricostruzione, questo film che ci ha portati, diciamo, attraverso la storia di Mino Pecorelli, il suo delitto e tutte le porte possibili che si potevano aprire. C'è un'inchiesta finalmente che è stata riaperta, staremo a vedere dove porterà. Noi vi ringraziamo per averci seguiti e mercoledì prossimo vi diamo appuntamento con un'altra puntata di Atlantide che sarà altrettanto complessa e interessante come quella che vi abbiamo fatto vedere stasera. Infine, fatemi concludere ricordando un collega che non c'è più, ma che insomma è stato molto importante per noi sia per la ricostruzione del delitto Moro, e anche questa sera lo avete visto nel telegiornale, nella ricostruzione del delitto Pecorelli, cioè Paolo Fraiese, che insomma ci manca, perché comunque era uno di quei giornalisti che sapevano fare il loro mestiere e lo facevano con grande passione. Buonanotte a tutti, grazie per averci seguiti.